Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Sponsored by Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. LineeLecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Un cordiale saluto, una buona domenica da Stefano Volota qui negli studi di Via Oslavia per questo pomeriggio calcistico con una partita molto importante, ovvero quella tra Lecco e Juventus Under 23. Vado a presentare subito gli ospiti. Bentornato a Paolo Rota. Ciao Paolo. Ciao a tutti, un saluto a tutti. E naturalmente come ogni domenica Stefano Menegatti, ciao Ste. Ciao, buon pomeriggio. In regia Fausto Riva che salutiamo e tutti gli ospiti che oggi ci seguono. Un saluto naturalmente anche a casa, abbiamo allo stadio, al Moccagata di Alessandria, Matteo Bonaccina, con il quale poi ci collegheremo al termine dei primi 45 minuti per questo incontro che è sicuramente molto importante, ne parleremo subito a breve in attesa del fischio d'inizio con gli ospiti. Però vado a dire a leggere quelle che sono le formazioni di questa partita, cominciando dall'11 di casa, quello della Juve Under 23, che schiera Israel, Stramaccioni, De Winter, Anzolin, Da Grazia, Soule, Sersanti, Palumbo, Miretti, Ache e Pecorino. Risponde mister Zironelli con questi 11: Pissardo, Zeglia, Chenrici, Marzorati, Battistini, Iocolano, Kraja, Mastroianni, Morosini, Masini e Zambataro, naturalmente in ordine di maglia. Dirige il signor Alberto Ruben Arena di Torre del Greco con Matteo Pressato di Latina, Antonio D'Angelo di Perugia e Luca Cherchi di Carbonia. Insomma, arrivano sempre un po' da tutta Italia in maniera molto eterogenea, molto esatto. Eterogenea. Io rimarrò sorpreso quando vedrò una quaterna, diciamo, nel fazzoletto di 100 km, sarebbe veramente una notizia. Andiamo subito con gli ospiti a cercare di capire quelli che sono i temi di questo pomeriggio calcistico e di questa partita della Juve, dell'Ecco naturalmente contro la Juve, che deve ritrovare un pochino il mandolo della matassa, che si è un po' perso, no? Al di là poi del pareggio acciuffato con la Virtus Verona, però l'Ecco non è più la stessa squadra di un mese fa. Sì, infatti è proprio il discorso, diciamo, della settimana, un po' l'idea di tecnica, la guida tecnica e il momento, no, appunto dal punto di vista del gioco, perché l'abbiamo detto, nelle prime 3-4 sconfitte c'erano sempre delle cause puntuali, nel senso magari la crisi di avere uno stadio davanti, il primo passo falso o altri motivi. Questo periodo è proprio un periodo, non è una partita di involuzione, soprattutto dal punto di vista del gioco, perché abbiamo visto non può essere la sola assenza di un giocatore, per quanto importante è stato nell'avvio di campionato come Tordini a definire una involuzione così, e soprattutto secondo me dal punto di vista delle motivazioni, perché quello che è mancato un po' a inizio stagione e che purtroppo è diventata cronica mancanza, secondo me, è il carattere della squadra, quello che diciamo spesso la tigna, la garra, l'istinto, il killer instinct davanti a... Come si dice in gergo, quella roba lì. Esatto, quei due cose lì sotto, diciamo, che sembrano un po' mancare alla squadra ogni tanto. Vediamo se saranno capaci di tirarsi fuori dalla buca in cui si sono andati a inficcare o... Oggi la Juve è davanti, è una squadra diciamo particolare, perché appunto sono tutti ragazzi giovani, può essere positivo o negativo, però come diciamo sempre, abbiamo detto sempre in questo video di campionato, tanto è nell'Ecco, nella testa e nelle gambe dell'Ecco più che in quelle degli avversari. Assolutamente, penso sia d'accordo anche Paolo, no? Che sì, non è più la squadra di inizio stagione. E poi soprattutto sta sentendo molto la mancanza di Tordini, no? Ne avevamo parlato anche... Io ho fatto un tipo di ragionamento. Noi abbiamo trovato questo giocatore
Tordini 2002, che nessuno si aspettava, nemmeno io non mi aspettavo, certo, un giocatore del genere. Se veniva a mancare questo giocatore, praticamente il Lecco poteva essere negli ultimi posti in classifica. Beh sì, perché il fatturato di Tordini, 4 gol, fatica, diversi assist, sempre decisivo. Esatto, no? Ci sono alcuni giocatori che poi a me non mi convincono tanto, o un po' perché sono calati così, però la cosa per me non è così tranquilla, sì, la trovo un po' seria, ecco. Eh sì, lo trovo un po' serio. Sono d'accordo con voi, perché vedendo tutte le partite ci sono alcuni giocatori che sono, io faccio il nome, Iocolano, non è più Iocolano di un po' di tempo ha fa. Sofferto calato, molto, forse lui, la mancanza di Tordini, di un giocatore, esatto, con cui lì sulla tre quarti riusciva non a dialogare. Ha poi dei giocatori, manca sempre il centrocampo, manca sempre noi. Però io ho detto, fortunati che abbiamo trovato quel giocatore che io non avrei scommesso, perché è un 2002, no, assolutamente, e questo ha risolto delle partite. Questo va detto. Io mi domando, anche se in una situazione emergenziale, tra virgolette, come quella che abbiamo vissuto nell'ultimo mese, cioè deficitaria dal punto di vista dei risultati, se forse non sarebbe il caso di rinforzare un pochino il centrocampo là in mezzo con un uomo in più. Stavo notando la stessa cosa che hai notato tu adesso, un po' diversamente, nel senso, oggi ritornano Craia, Masini, lasciando fuori sia Lora che Galli, che sono gli elementi un pochino più esperti, diciamo così. La partita. Sì, iniziata con la Juve che prova subito un possesso, ma finisce in fallo laterale. Con Zeljak e Zambatoro, che sono fondamentalmente due terzini sulle fasce, e Morosini che agisce da quel trequartista che in teoria era Tordini e poi con Iocolano. Sì, è un filino più difensiva che avere le due punte come aveva provato fino a un paio di settimane fa con Ganz e Mastroianni assieme. Però forse sì, forse magari, ma anche lo dicevamo settimana scorsa, non hai tanti esterni, magari prova la difesa 4, cerchi di stare un po' più lì, tra i mediani che li abbiamo per ruolo ci sono, sì, e anzi abbiamo anche abbondanza, tra virgolette, di mediani, di mezzali, perché, ripeto, abbiamo Galli e Lora in panchina e in campo Masini, c'è anche Craia e poi c'è Lacti, quindi ce n'è per fare i tre di centrocampo e poi lascia lì tre davanti se li vuoi davanti, però avere sempre questi due esterni che magari vanno e non tornano crea qualche ambascia là dietro e come si dice, quando la coperta è corta magari copriti un po' di più all'inizio e vedi se dopo riesci ad avanzare un po' di più il raggio d'azione, sì, soprattutto perché davanti oggi, tra l'altro, dopo diverse partite con Ganz titolare si torna a Mastroianni titolare, quindi come dicevate voi prima, magari anche questo fase di involuzione, continuare anche a cambiare, non so quanto possa giovare, sì, alla squadra. C'è da dire che forse intanto qui Lecco che pressa alto cerca di indurre subito all'errore la Juve nella propria area di rigore, sta cercando un po' di tornare delle certezze, Zironelli, no? Quelle che erano forse le cose migliori si sono viste all'inizio della stagione, sta un po' cercando forse di tornare lì con Craia, Masini in mezzo, come hai detto tu ste, con comunque i due sempre dietro la punta, Mastroianni che ha fatto avere le cose migliori, anche perché per caratteristiche forse Ganz fatica un po' di più, l'abbiamo visto e l'abbiamo detto durante le scorse partite, quindi sicuramente sta cercando un po' di certezze mister Zironelli, e lo fa affidandosi a questi giocatori contro una formazione della Juve che è decima, due punti però soltanto dietro all'Lecco, no? Quindi a portata, se non sbaglio, vado a memoria, sì, no, sto controllando, a portata, sì, di sì, sorpasso, giusto, con 15 punti, 4 vittorie in 12 partite, 3 pareggi, 5 sconfitte, squadra che segna relativamente poco, 13 gol segnati, 16 invece sono quelli subiti per la formazione di mister Lamberto Zauli. C'è curiosità per vedere Mattias Soulé. Sì, ho visto prima, infatti, giusto, siamo in linea perché l'ho notato, e si è fatto porta via palla in un attimo da Zambatalo, quindi non una gran figura per colpi. Convocato, dicono essere un nuovo fenomeno. 2003, convocato in nazionale già argentina, sì, no, dal tecnico, dal CT argentino. Sì, anche se poi, no, gli ultimi anni un po' meno, ma fino a una decina di anni fa i convocati nell'Argentina, sì, nel Brasile, non a volte erano, testo, diciamo, no, erano un po' convocati anche per procuratori a volte, sì. No, perché non si spiega un giocatore che non ha mai fatto presenze ufficiali nella Juve, nella prima squadra, se non sbaglio, forse in Coppa, no, ma no, Allegri Coppa, mi sembra iniziato ad addocchiarlo lui, sì, che è un po' meno forse facile a questi entusiasmi, innamoramenti, no? Sì, verso 18 i giovani anni. Vedremo, dicono molto bene di lui, soprattutto come potenziale mezzala, no? Di tanto grande talento. In panchina c'è Nicolussi Caviglia, che fino a un paio di mesi, di anni fa, invece doveva essere lui, sì, il nuovo fenomeno. Sì, bravo, è vero.
ne parlavano gran bene fino a un paio di anni. Adesso fa. C'è una punizione interessante per la Juve, centrodestra Miretti sul punto di battuta. Potrebbe andare al cross, la palla al centro, messa fuori, la spizzata ancora possesso per Ache, che salta Kraja, poi prova la conclusione di battuta, ma ancora il 23 bianco-nero che apre bene sulla destra, il cross di Miretti aggancia in qualche maniera Seglia, che prova a far ripartire Lecco. Lecco che, altro aspetto da sempre da tenere sotto osservazione, le serie gravissime difficoltà che ha sui calci piazzati, che hanno spesso e volentieri fatto perdere punti ai Bucelesti, è un altro aspetto molto critico di questa stagione. Vedremo se qualche accorgimento anche per questo tipo di situazione di gioco, Paolo, in cui il Lecco ha subito tanto dai calci piazzati, un po' tallone d'Achille, se vogliamo, esatto, di questa squadra. Abbiamo subito troppo, forse, non tanto, troppo, perché dobbiamo essere un po' più attenti, che però io non vedo quella bella convinzione, vedi, manca questa... Ma forse anche i risultati negativi un po' te la tolgono, gliel'hanno tolta, nel momento migliore ha perso un po' di certezza e di sicurezza. Sì, però non ho capito loro, adesso io ho sentito Pazionero che hanno voluto mettere tutti quei giovani qua, anche domenica ha lasciato tutto fuori per dare spazio a tutti questi giovani qua, comunque io ho visto Kraja poi in 2000 giovani anche lui, e secondo me l'errore grosso è stato domenica, tu non puoi fare a meno di un giocatore che ha queste qualità, perché lui è uno che ha tanta qualità, ha tanta gamba. E qui se togliamo poi lì in mezzo uno come lui che fa questo lavoro qua, diventa dura, non abbiamo altro. No, ma anzi, giusto, sono d'accordo, perché si lamentano tanto spesso i giovani, ma nell'Ecco i giovani sono stati Enrici, Kraja, Masini e Tordini, cioè i migliori. Quindi e sono i vecchi a questo punto che sono mancati all'Ecco, perché Ganz un po' fuori dai giochi, Morosini recupera un buon pallone ancora fuori, un po' fuori fase, diciamo così. Lora è andato in calo deciso nelle ultime sfide, indietro Merlisala non ha sempre diciamo dato affidamento sicuro, quindi più che ai giovani bisogna guardare ai vecchi dell'Ecco. Sì, forse mancati. Gli unici che hanno offerto garanzie sono stati Mastroianni e Iocolano, soprattutto nella prima parte di campionato. Poi Mastroianni ha avuto qualche problema fisico, ha trovato di meno il campo per far giocare anche Ganz nelle ultime partite, come dicevamo poc'anzi. Iocolano ha sempre giocato, è stato sicuramente più continuo dello scorso anno, però forse ha patito anche lui un po', come dicevi tu prima Paolo, il momento difficile complessivo della squadra. Intanto dalle prime battute sono passati 6 minuti e mezzo, Soule tocca sicuramente tanti palloni nella Juve, no Stemi? Sì, sto ecco, un po' proprio adesso controllando il possesso lì sulla tre quarti. Eccolo, proprio il numero 10 ha qualche metro, ma lo ha cercato subito di concludere, non bisogna lasciare spazio al suo mancino. Non aveva, diciamo, un marcatore addosso, ha avuto un po' di spazio. Io stavo cercando di capire la Juve che sta cercando di dare un po' lei il ritmo alla squadra. Partita la sta facendo la Juve. 4-3-1-2 mi sembra di vedere più o meno. Sì. Però diciamo fondamentalmente non è ancora accaduto nulla. Adesso forse c'è un giocatore fermo, a terra. Sì, probabilmente sulla conclusione di Sule, vediamo. O Sule adesso, non so come. Sì, probabilmente sulla conclusione di avere centrato. Marzorati che si tocca probabilmente il costato un po'. Un colpo violento al petto, sì, forse insomma, classica pallonata che ti spezza un po' il fiato, sul mancino di Soule, che ci ha provato dalla tre quarti centrale, come diceva Stefano, non ha avuto aggressione da parte dei difensori bucelesti, ha cercato subito la battuta, insomma, considerando quello che si dice anche della sua abilità al tiro, forse non è il caso di lasciarlo. Già, ho visto un giallo. No, il fischio, segnava che sarebbe iniziato col fischio. Vediamo intanto De Winter che riparte dalle retrovie. Vicino a lui Stramaccioni, che dovrebbe essere i due centrali nella retroguardia di mister Zauli. 8° minuto, naturalmente sempre 0-0 alla Moccagata. Per quanto riguarda le altre partite, i due anticipi di ieri, naturalmente Triestina che vince. Attenzione, prova a spezzare il ritmo all'Ecco, Mastroianni si allarga bene sulla sinistra, è un po' isolato, deve ricorrere a Zambataro. È stata una buona apertura quella per Mastroianni, adesso Masini mi è parso che non è riuscito a stoppare bene il pallone, anzi no, è Enrici, infatti lo copre Kraja nelle retrovie. Adesso Zambataro non riesce a intervenire. Ma secondo te la squadra, la Juve, con buone doti tecniche, no Paolo? Quindi sì, beh, la Juve sicuramente altissima, loro hanno questi ragazzi così con delle doti tecniche buone, però anche loro non è che
fanno bene, perché io li ho seguiti, certo. Non è che anche loro fanno bene, alternano a delle prestazioni così, poi... Squadra altalenante, infatti via metà classificano nel gruppone. Alla Juve li mettono dentro, l'importante è che loro li devono far giocare, per esempio questo Sule che hanno preso, invece di farlo giocare in primavera è un altro approccio giocarlo lì, e lì è una crescita per lui. Qual è la differenza a tuo giudizio, tu che vedi tante partite tra primavera e campionato di Serie C per un giovane, quali sono le differenze fondamentali? Per me ce ne sono parecchie, perché la primavera ha i ritmi diversi. Tu vai in Serie C, cominci a giocare già con gente più esperta così, e poi i giovani non è che vanno dentro, fanno tutti bene, faticano anche loro. Quindi qua sfuma intanto l'azione dell'Ecco, c'è stato un buon dialogo sulla destra e poi la palla che finisce direttamente sul fondo. Concludiamo il discorso a breve, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo! www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 10 minuti di niente fondamentalmente, no? Al Moccagatta di Alessandria, dunque ci consente questo inizio partita a ritmi bassi di finire il discorso che stavamo facendo con Paolo e con Stefano. Campionato questo che per i giovani è più allenante della primavera, soprattutto dal punto di vista dell'approccio alla partita, no? Dei ritmi, sì. Forse meno tecnicamente, magari un po' meno formativo, però dal punto di vista così dell'approccio alla gara, del contrasto, del... Sì, la primavera è un campionato dove ti fanno giocare, questi cambiano i ritmi, cambiano tutti i moduli così, e diventa più interessante per la crescita poi di un giocatore, di un giovane, si fa più esperienza in quel senso qui che giocare in una primavera dove magari uno, quello più bravo, sarà sempre bravo, certo. Però non è mai a confronto con una realtà è più forte di lui, per crescere bisogna giocare con quelli importanti. E probabilmente anche per questo, no, che la Juve e anche poi altre squadre, ancora non ce ne sono, ma vogliono... qui intanto era un bel lancio per Mastroianni, che è stato bene, però anticipato. È uscito bene Isabella fuori dai pali. Probabilmente per quello che vogliono anche, no, cercare di lanciare giovani, avere squadre in campionato di Serie C o B, qualora c'entrasse la promozione, bene. Per poter, no, far ambientare. No, beh, stavo pensando, mi è venuto un flash di Xavi, che è il nuovo allenatore del Barcellona, sì. E il Barcellona campa ancora adesso col Barcellona, sì. B, ma come tutte le squadre in Spagna, infatti quello che si dice sempre in Italia, sei giovane a 23-24 anni, in Spagna a 16-17 se sei punto ti buttano dentro. Basta guardare infatti i giovani. Ma proprio perché loro li fanno già giocare in categorie inferiori con gli adulti, quindi già 18-19. A 20 anni sei già rodato. C'è anche da dire che noi inseguiamo un po' sempre con qualche anno di ritardo, mi viene da dire, soprattutto la Spagna, perché per esempio Spagna e Germania quando raccolsero il frutto... Cos'è successo? Pissardo munito perché tocco di mano sull'oltrepassaggio? A me è sembrato, io ero abbastanza sicuro che fosse... Marzorati gliela tocca, sì, ingenuità, no, che ingenuità. Ma non mi sembrava un oltrepassaggio. Però lo guarda, ma... Diciamo che in un contesto sulla tre quarti Marzorati... scalcia il pallone verso le retrovie e Pissardo la branca con le mani. Secondo me è stato appena, un po' ingenuo Pissardo. Infatti sono stato attento a che non uscisse dall'area con le mani, invece proprio lui l'ha aspettata al limite dell'area, ma lui non poteva andare contro al pallone, poteva dare contro oppure cacciare, sì. Perché lui Mazzarri è andato tipo a mezza altezza con la punta del piede e l'ha arretrata verso Pissardo, sì, in un contrasto, era attaccato dal difensore, dall'avversario, ma in due con questa palla a mezza altezza, e Mazzarri l'ha arrivato per primo. Fatto sa che c'è una calcio di punizione centralissimo limite dell'area, praticamente è un calcio di rigore con la barriera e qualche metro di metri più indietro. Sulle, attenzione, vedremo il mancino di Sulle. Deve essere veramente un fenomeno alla Maradona a farla girare, però insomma dicono gran bene di questo mancino. Però l'occasione ce l'ha qua, se uno
Infatti, come descritto, gliela può fare. Rimane però la grande ingenuità di 5 uomini in balia. Si è tolto, solleva un destro. Io lo darei qui al 16 che è libero. Gli tiri una bella passaggio da sotterra. Ah, ecco, si allarga zambatato intelligente. Seguiamo questa punizione qui. Insomma, il salvo si è messo un po' in pasticci con questo tocco sul retropassaggio. Vediamo. Perché su lei non è il gioco quello sulla, sul punto di battuta? No, no, no. Ah, non è quello dietro. Che si sia abbassato. Sì, è quello fuori area. Andiamo. A due. Parte. Alta sopra la traversa. Alta sopra la traversa, però ha tirato con il destro. Sì, è stato bravo Enrici a buttarsi praticamente, ha fatto un coccodrillo in movimento. Non ha tirato su lei, sai? Ha tirato un compagno con il destro, ma non ho visto chi era. E infatti mi sembra che su lei fosse quello che allontanato. Ha appoggiato il pallone. Sì, no, forse era ancora laterale, più a destra lui. Non ho fatto in tempo a vedere il numero. Sì, vediamo se... no, non riesco a... Comunque niente, alta sopra la traversa, è andata bene qua. Sì, ha fatto bene Enrici a mettersi da... un po' buttandosi a lui a pelle di leone. Di leone, sì. Mastro Ianni si prende il fallo, no, perché c'è... No, prende la rimessa laterale. La rimessa laterale, sì. Era stato strattonato visibilmente. Sì, da... Mastro Ianni si sta dando da fare là davanti, sì. Ma è solissimo. Palla dentro, Masini guadagna l'angolo, sì. Morosini andava a battere dalla sinistra. Vediamo, prima cercare di alzare il ritmo, perché prima occasione si può dire. Sì, per cercare di fare male a Alessandri, Alessandri, a Juventus Under 23. Sì, c'è scritto. Gradinata nord, Alessandro Mocagatta e lapsus freudiano, naturalmente. Calcio d'angolo. Parte la battuta, Morosini, la palla dov'è? Angolo ancora. Palla è sparita perché non si vede, contrasto bianco. Diciamo, hanno un contrasto le riprese di Eleven che non sono proprio ideali. Palla sparisce, ma non per doti tecniche dell'avversario che te la nasconde, ma perché... non si vede proprio. Sì, comunque hanno delle riprese un po'... è un po', sì, discutibile. Attenzione, fallo. Sì, fallo. Ah, si erano complicati la vita qui della Juve con giocare palla subito, no? Nella propria area di rigore. L'attacco qui era stato bravo Morosini ad andare a pressare. E poi ha commesso fallo, però poi la palla era arrivata a Iocolano che aveva tirato subito di prima intenzione sul palo a giro, ma sì. Palla è uscita di poco. Però sì, è Miretti che di spalle è riuscito a farsi fare fallo, cioè a prendersi il fallo. Infatti adesso Israele avanza per la battuta. Ancora Miretti che è un po', fa un po' da regista lui con Palumbo, lì a centrocampo, poi c'è Sule davanti, Sersanti, si conferma un po' questo 4-3-1-2, poi ci sono Pecorino e De Grassa là davanti. Adesso Sersanti sul centro destra guadagna pallone, il cross, Pissardo, impresa a mezza altezza, in tuffo, non una parata impossibile, però con buon tempismo, uscito bene diciamo. Mentre adesso altro errore in fase di postazione, a che sul servizio orizzontale, bravissimo Kraia. Interrompere, cioè, però, senza fallo invece sì, beh, ma ha fatto comunque bene a fermare l'azione, perché loro giocano leggeri sul come sul, anche perché è una squadra che ha poco fisico, è sbagliato dirlo, ma sulle ali dell'entusiasmo, non so come dirlo, proprio in scioltezza, senza troppo pensiero. Sì, loro la giocano con più tranquillità perché hanno il peso del risultato, certo, magari troppo male non possono fare perché sono comunque il marchio Juve. Però marchio Juve, e lì ci sono dei giocatori che sono state fatte delle scelte, no? Dopo loro non è che gli interessa arrivare prima, gli interessa solo a farli giocare e farli crescere, anche se non riesco a capire, perché hanno detto qualche vecchio anche loro. Sì, l'anno scorso avevano qualche vecchio, quest'anno nessuno. No. Sono due 2000 e poi tutti sopra, ai 2001, 2002, 2003, questa quella formazione di oggi. Quindi attenzione, è bella la palla dentro, Iocolano è costretto a decentrarsi, va sulla linea di fondo, palla dietro, Morosini alto, sopra, rimorchio, la spara ad Asti, è arrivata la palla da lì, porca miseria, era stato veramente molto bello il movimento di Morosini, la lettura di gioco naturalmente. Bello anche il tocco di Iocolano, perché è stato preciso ed è passato in un corridoio molto stretto, poi Morosini forse il corpo un po' all'indietro e un giocatore che l'ho un po' disturbato, è andata alta. Lì Morosini è andato, no, come spesso si dice, no, col corpo un po' sbilanciato, un po' all'indietro, e la palla, sì, è andata. Hai ragione, anche sulla 2000, luna. Anche nel 2004 loro in panchina. Sì, hanno solo il portiere e il capitano 2000 e poi sono tutti dal 2001 in su. Ancora dall'anno scorso. Sulla rimessa dal fondo intanto di Weimer Israel. Ci prendiamo un break.
non sembrano malati quando sono felici. Per questo noi di Make-A-Wish Italia realizziamo i loro desideri, perché una gioia straordinaria è anche una cura straordinaria. Se ci aiuti, andiamo avanti. Dona al 45584 con SMS o chiamata da rete fissa. Quale sono riuscire a vedere i numeri? Sulle, anzi. Stavamo cercando di ricostruire un po' anche con i numeri lo schieramento della Juve, ma sì, potrebbe essere Miretti. Con le riprese di Leven e la qualità che offrono video, i numeri di maglia sulle riprese larghe. Tanto De Grasso che praticamente azzoppa Battistini. C'è un giocatore anche, no, che deve tornare un pochino anche lui sui ritmi inizio anno, è Zambataro, che aveva fatto così bene in fascia nelle prime partite, si è un po' affievolita la sua spinta, no, nella... E lui è un giocatore, io lo conosco bene, è un giocatore che lui dove è andato a giocare ha sempre fatto bene, no? Ma evidentemente non è che spicca, pensavo che lui poteva fare una Serie B, invece alterna delle prestazioni buone e poi ci sono delle prestazioni che si lascia un po' così, rimane un po' in ombra. Ma a tuo giudizio, questo non l'aiuta, certo. Ma a tuo giudizio anche per consegne tattiche magari in qualche partita può avergli chiesto di essere un po' più accorto? Sicuramente anche questo, perché poi l'allenatore detta lui le condizioni, magari lo può trattenere più oppure gli dice di spingere, ecco. Però io vedo che ogni giocatore quando hanno delle qualità bisogna fargliele fare, tenerli indietro, ristretti e non farli... Vediamo, okay. Perché adesso sembra che Lecco abbia un attimo alzato i ritmi del baricentro. Infatti Caraia e Masini lì in mezzo al campo, non so come spiegarlo, ma Masini inizia a vedersi. Mentre nelle prime fasi della partita non sembrava neanche fosse. Attenzione! Eccolo lì! Giallo, sì. Solo il calcio giallo. Di punizione da... Questo è, mi pare, Stramaccioni. Calcio di punizione per il Lecco, da posizione molto invitante. È andato molto alto con la gamba, lui dice di aver preso il pallone. No, sì, ma Mastroianni ha preso un bel colpo. Hai preso il pallone, ma hai rischiato di staccare il ginocchio. Ha preso anche mezzo Mastroianni. Dalla lunetta davanti all'area di rigore, dalla luna, mezzaluna, e vediamo. Sì, è stato bravo. Dietro sulla caviglia è andato. Mastroianni con esperienza si è avvicinato. Lui si ha da fare, corre così, sì. Capito? A dispetto di quella... Sì, non è stato il difensore, ma forse Palumbo. Palumbo o Sule, addirittura, no? No, non Palumbo perché ha i capelli un po' lunghi. Sì, qua bisogna andare per capigliature, per capire i giocatori, perché si vede una mazza. Comunque va bene. Comunque fatto sta che c'è la Iocolano, certezza è che Iocolano ha la palla... Sul cerchi, sulla mezzaluna. Sulla mezzaluna è per lui un po' un rigore da lì, no? Perché voglio dire, ci ha fatto vedere... Luna calante verso sinistra. Ci ha fatto vedere che da lì può molte volte, no? Beh, l'ultima, inquadrare la porta. L'ultima volta ha preso una traversa abbastanza clamorosa contro questa posizione qua. Mi ricordo 5 barriera, sarà col Renate o con la... Non mi ricordo. No, forse non con Renate. Morosini è più arretrato, ma conta i passi di Iocolano. Mantova, forse. Sei in barriera, non c'è il coccodrillo. Vediamo allora Iocolano. Traversa di Iocolano ancora. Clamorosa, piena. Portiere immobile. Ha fatto portiere girare. Che l'ha guardata. La porta la prende sempre totalmente bene, che prende. Infatti, sempre lì. Allora, sinceramente non ho visto dove è andato a finire il pallone. No, ho visto dopo centrale, che il pallone attraverso, sì, perché è sparita col bianco accecante. Infatti stavo aspettando di vedere se esultavano o meno, perché sembrava praticamente perfetta la posizione. Sì. No, ha veramente tirato una punizione di capolavoro, come spesso no, fa secondo Iocolano. Sempre talmente precisa. Dovrebbe andare a fare i voti a San Ceppato. Comunque fino adesso due punizioni per uno, una alta di poco, quella di Miretti, e una che si è stampata sulla traversa, quella di Iocolano. Si calcia in porta soltanto da calcio piazzato fino adesso in questa partita. Siamo al 23. Sì, anche se diciamo il Lecco almeno ha centrato la porta. Sì. Oddio, ha centrato la porta per modo di dire, perché ha preso intanto bella l'azione di Pecorino sulla destra, riesce a servire a che vertice della rete di rigore, palla in orizzontale, prova a girarsi De Grassa, lascia ancora da che. Poi ancora Pecorino qui sulla destra, la palla dentro. La Juve ha un po' il morbo anche della prima squadra, cioè continuano a passare per entrare in porta, non tirano mai, ecco, questo può andarci bene. Sì, loro tengono sempre a girarla, a girare, giro palla e... A che guadagna il calcio d'angolo. Sì, calcio d'angolo. E nel finalizzare tante volte dovranno rischiare una pinna di più. Comunque Iocolano, se aveva bisogno di una scossa per entrare bene in partita... Sì. Se l'è data. Beh, diciamo data che non dico che fosse il primo pallone di un certo valore che tocca oggi. Però, insomma, si era visto veramente poco finora.
Simone, vediamo se... Secondo me è proprio anche il difetto, attenzione, battuta corta. Tanto lì sotto la curva uno spicchio di tifosi bruceleste a seguito, ci è arrivato il dato dal nostro Matteo Bonacini ufficiale. Fallo orizzontale, il tentativo di conclusione è De Grassa, stoppa dopo una deviazione, ma non riesce a farci molto. Poi Mastroianni combatte, bravissimo, se ne va di prepotenza, sono in due, lancia Iocolano, Iocolano solo contro... Palumbo punta l'area, non riesce a saltarlo, Palumbo gli porta via qui, il pallone. Qui l'unica volta veramente che doveva per forza, no, dribblare Iocolano lì per entrare in area e creare la superiorità, non è riuscito a saltare. Bravo anche però il difensore della Juve a non farsi superare da Iocolano. Attenzione, Pecorino palla dentro per De Grassa, Pissardo fa buona guardia. C'è Pecorino che dà un po' fastidio perché si decentra sempre qui sulla... destra porta fuori in Ricci e poi dai buchi che nascono al centro dell'area loro provano a mettere questi cross. Stavo dicendo della... 209 gli spettatori soltanto al Moccagatta quest'oggi, di cui 45 ospiti, quindi questo è il dato che ci ha dato Matteo, il dato che ci ha offerto Matteo. 209 gli spettatori, attenzione Masini, pochi, che si sgancia bene sulla destra, di cui 45 poi da Lecco, quindi insomma. Poi si ferma, ma Morosini. Però sono due fidanzati, fratelli e sorelle. Sì, bravo. Procuratori. I procuratori, qualche osservatore, no? Addetti ai lavori più che altro. Parli addetti ai lavori. Sì. Perché anche al tifoso medio della Juve, penso che la Serie C, visti i costi ultimamente dei biglietti allo stadio, penso che gli interessi di più risparmiare per la Serie A. Con una, magari una domenica di bel tempo, insomma, il tempo non sembra splendido come qua lì al Moccagatta, vedendo le immagini. Beh, la vedo dura avere il sole splendente lì, Alessandro. Però esatto, però insomma, sì. Evidentemente si preferisce fare altro che andare a vedere la Juventus Under 23 allo stadio. Andiamo Morosini, fa un po' fatica. Morosini dovrebbe essere un po' più incisivo. Sì, sono d'accordo. Enrici, ottimo. Di fisico su De Grassa, riesce a portargli via il pallone e Lecco che cerca la ripartenza ma sbaglia Masini, pressato da un uomo che adesso riprende palla, che è Miretti, il 21, che allarga sulla destra, che è molto attivo, servizio per Sulle che si allarga, anzi non è Sulle ma è Sassanti, sì. Sì. Sassanti, che anche lui agisce molto su questo out di destra. Sono infatti tutti simili fisicamente, no? Quei della Juve, perché c'è questo, non strutturati, ma un po'. Sì, a centrocampo l'unico forse che un po' spicca, guardate, difensivo è Palumbo. Perché poi anche Sassanti e Miretti invece assomigliano molto a Sulle come, appunto. Sì, anche come movenze, come, no? Come stazza, tra virgolette, longilinei, non esageratamente piazzate, ancora di stare molto rapidi, no? Mentre Palumbo, vedendolo, è un po' più massiccetto. Ma anche le due punte piazzate stesse sono fatte un po' con lo stampino. 2-0 intanto, andiamo a vedere i risultati delle altre partite, perché si gioca Piacenza Renate che sul 2-0 ha raddoppiato la squadra emiliana. Pro Sesto su Tirol 0-1, qui continua la corsa su Tirol 12 partite, 28 punti, no? Fino a questo punto è una partita da recuperare, tra l'altro, quindi quasi percorso netto. Sì, potrebbe essere davvero la lepre, è la vera lepre di questo inizio, di questa prima metà di campionato ormai, perché insomma siamo alla 13ª giornata e non è che se ne sono giocate poi 3 o 4. Intanto Mastroianni si defila molto a sinistra e lavora il pallone, poi scivola il suo marcatore, Mastroianni prova ad andare, però Mastroianni positivo, positivo, lasciato solo, però è solo questo, sì, qui Zambataro la vedo in difficoltà, perché se si defila lui così tanto a sinistra, poi in mezzo, ma soprattutto Zambataro poteva correre dietro e salire portandogli via magari un uomo, esatto, girargli attorno. Sicuramente però il suo ce lo sta mettendo lui, no, sì, Mastroianni davanti si sta dando un grande affare, infatti è quello che manca per caratteristiche, non per volontà, quando c'è Ganz. Ganz è tutto un altro giocatore, potrebbero addirittura secondo me giocare insieme in un 4-4-2 senza trequartista. Zambataro, il pallone per Morosini, non si capisce se fosse fuori gioco o meno, vediamo. Sì, perché altrimenti sarebbe stato angolo. Si è fermato il gioco e ci prendiamo una piccola pausa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. And I'm feeling good. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. And I'm feeling good. Less normal, more mocha.
L'energia di domani è Opel, Simply Electric. Nuovo Opel Mokka, scoprilo nei concessionari e su opel.it. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco, salaluciano.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Rieccoci in studio, 29 minuti, ci avviciniamo alla prima mezz'ora di questa gara. Lecco che ora scende sulla destra, prova ad alzare i ritmi con Ziliak. Vediamo il tocco dentro, bello, la cross basso non arriva, vediamo. No. Prova la conclusione. Gestita male qui, Poi ancora Morosini che prova a rimetterla dentro, intercetta un'altra volta Ziliak che mette... non sul fondo perché interviene prima Israel, ma comunque era stato bravo qui Ziliak ad arrivare sul fondo e a metterla dentro, poi forse l'ha messa dentro anche un pochino non coi tempi giusti, un po' improvvisata questa, sì. Morosini poteva fare di meglio, ha cercato la battuta girando, era girato, gliela poteva dare dietro, lui aveva il compagno libero, non ho visto se era Jokulano, girato... sbagliano, però ora pressa, ecco, riconquista palla a metà campo avversaria. Scambio con Mastroianni, poi scambio lungo con Morosini che ha uno stop non perfetto. Cercava di conquistarsi qua un po' più di esperienza il fallo, la punizione. Ma Morosini sta proprio sbagliando quello in cui invece un giocatore come lui fuori forma dovrebbe fare bene, cioè giocare da fermo. Sì. Cioè si muove, fa movimenti e poi da fermo sbaglia palloni banali. Sì, lui dovrebbe difendere la palla, insomma, di tecnica, di esperienza, ma anche sta mancando un po'. Come fanno un po' i grandi vecchi di start, giochi da fermo, smisti un po' il pallone. È quello, sì. Alla Ibra, per intenderci. Sì, anche alla Dzeko. Adesso vediamo. Qui non c'è fallo di Sersanti su. Allora recuperiamo un po' di commenti su YouTube che ci sono rimasti indietro. Deborah Corti, dove siede la partita? Siede su Eleven Sport oppure te la raccontiamo naturalmente noi qui, Deborah, visto che già evidentemente ci stai guardando. Se commenti. De Mazzo, ciao, secondo voi dopo le parole di Nunno che ha ordinato la vittoria obbligatoria ai calciatori, con che animo sono scesi in campo? Ti rispondo a gesti. Beppe, visto che questo lo chiedo a Stefano e a Paolo. Comincio da Paolo, i giocatori sentono comunque quello che dice il presidente molto, sì, no? Loro evidentemente se il presidente lui esce con queste sue, perché lui è un presidente ma è un tifoso, no? Lui è facile ad arrabbiarsi così, però da una parte ha anche ragione, perché secondo me c'è qualcosa che non ha funzionato ultimamente. Però il presidente è un presidente così, va bene. Lo conosciamo, sì. Lo conoscono evidentemente anche i giocatori, però quella è una frase. Però non dà un segno di tranquillità ai giocatori. Soprattutto quando poi dice minaccia, magari, no? Pago gli stipendi in ritardo. Li vuole, capito? Non dico spaventare, però sai. È fatto così. Sì, poi bisogna attenzione adesso. Intanto mette giù un buon pallone di Jokulano, lo difende anche bene, ma fuori gioco. Ma gioca molto alta la Juve, si è visto fin dall'inizio. Dicevi stesso? No, che poi bisogna anche, magari conoscendolo poi bene a fondo, tante volte di non è proprio che anche a Bayern morde, perché sappiamo bene che è una persona che da quel punto di vista è... bella conclusione, di sole, qua era lui. Mancino, stilisticamente bella, ma poi semplice per pissarlo a bancarlo. Nel senso... trovatemi una persona che ha dei crediti con Di Nuno, nel senso è uno che fa tanto la voce grossa, ma poi dopo è il primo a essere corretto. Ma questo sì, anche perché quando minaccia bello il pallone sulla sinistra per Zambattaro, cross sul secondo palo, palla dentro. Poteva fare tutto il contrario di quello che quasi tirare anche da lì Zambattaro, invece la tiri forte, non così alto. Messo cross lento sul secondo palo, ma si è arrampicato Morosini, ma poi ha potuto solo appoggiarla al portiere della Juve. È giusto per chiudere il discorso di Nuno, poi, che invece sia un personaggio che ha molto sulla falsariga degli zamparini, di quella gente lì, che è uno che dichiara anche molto sul, diciamo, col calore del momento, lo sappiamo, quindi. Sì, lui al momento fa queste uscite qua che non si controlla, dopo tanta gente può pensare diversamente, però averne di questi presidenti qua, perché io vorrei vedere se non c'è di Nuno quale, ecco come siamo messi. Non parliamo neanche, che meglio. Attenzione, conclusione di testa di Miretti che anticipa il dimarcatore, per fortuna di Pissardo, che è facile e dove era posizionato lui la conclusione, altrimenti potevano essere
Dolori, sì, perché Miretti ha proprio anticipato secco il difensore su un bel cross, insomma, pericoli che non sono tanto, diciamo, evidenti, però qualche scricchiolio dietro oggi c'è. Quindi... Sì, tutte occasioni, comprese anche quelle da poi dall'altra parte. Mezzo e mezzo, che però se loro sono un po' più decisi, e forse stanno mancando entrambe nelle conclusioni le due squadre, perché poi arrivano magari lì, no, una potenziale occasione, sì, la creano, ma è da penalizzare che loro non riescano a farlo. Sì, entrambe, mentre magari da loro tutto il discorso che abbiamo fatto, quel po' di cattiveria agonistica è anche comprensibile che manchi, perché sono ancora, tra virgolette, giovani. Come posso dire, è un po' brutto che invece manchi a noi, perché noi invece siamo una squadra che dovrebbe giocare anche su quell'aspetto. Attenzione, la difesa dell'Eco si fa ritrovare molto. Stiamo entrando, qui stiamo rientrando in porta con il pallone. Sì, come nel burro, sembrano stesse entrando. Dialogando uno, poi due, palla a terra. Un fuorigioco forse. Però forse sì, poi è stato... Vediamo. Sì, probabilmente qua. No, sì, perché dopo va là il compagno, sì, era fuori oddio. Gioco. Sì, può essere. Non ho visto bene Zampataro a destra, però... Sì, praticamente sul centro-sinistra sono entrati scambiando con degli 1-2. Però questo conferma un po' la mia teoria, che insomma non tirano mai, un po' come era la Juve di Pirlo dello scorso anno, non tirano mai in porta. Bello, intanto il servizio a profondità per Mastroianni. Queste situazioni, ancora fuori gioco. Poco fa stavo dicendo, no, quando parlavano di giovani... Quando poi chiaramente Rotti per un'azione di gioco e non c'era più stato modo di proseguire il discorso. Per esempio Spagna e Germania avevano seminato bene, iniziando 15 anni fa, facendo giocare, con il discorso delle seconde squadre, però per esempio tutte le giovanili delle nazionali nello stesso modo, Barcellona faceva giocare tutte le proprie squadre allo stesso modo, cioè questo contribuisce alla crescita, no Paolo, dei giocatori. La Juve stava cercando un po' di fare quello nel suo... Sì, nel suo... Perché ha iniziato da poco, eh. Ha iniziato da poco. Però anche la nazionale, per esempio, da quando c'è Mancini, lavora più o meno con questa filosofia. Ci aveva provato anche i tempi con Sacchi, mi ricordo. Sì. Poi Sacchi durò pochissimo. Poco. Però forse non era ancora... No, ma Sacchi intendo... Attenzione, cross lungo... Ah, dici no, da quando fu... era responsabile quando era delle giovanili. Sì. Sì. Poi dopo durò abbastanza poco. E loro erano il gatto già da 20 anni, loro già... Esatto, poi raccogli i frutti, perché Spagna e Germania hanno imparato a giocare a pallone, sapevano già giocare prima, a calcio, però in maniera diversa, perché Spagna e Germania, ricordiamoci che fino a inizio anni 2000 avevano una filosofia di gioco molto diversa. Ma no? Basta vedere, diciamo, prima del Barcellona, che cresce anche solo i Guardiola, Luis Enrique, Xavi, partono dalle giovani, esatto, con lo stesso modulo dei grandi. Perché, sì, perché poi quando li inserisci, sta facendo lo stesso adesso con i Gavi. Esatto, io mi ricordo i tempi, la generazione dei Xavi, degli Iniesta, e ancora prima Gerard e altri ragazzi, tutti in quella maniera giocavano, sì, alla tutti... fine. Poi una volta che poi fai il salto in prima squadra, evidentemente è tutto più facile. E poi lo fa anche la Juve, però l'ha fatto anche la Germania con adesso mi viene in mente l'ultimo, come il commissario tecnico attuale, ma più o meno anche Nagelsmann è un ragazzo che cresce. Sì. Ecco, la Juve forse si può dire che poteva funzionare il discorso fino a quando c'era Pirlo, esatto, con Allegri, ma era un po' diverso perché gioca in maniera diversa, ma soprattutto Allegri è un distacco più netto da questi discorsi, perché ha un modo di ragionare, di pensare, di allenare, sì, diverso, legato diverso più alle vecchie generazioni, gruppo, no? Italiane. Ci prendiamo una piccola pausa intanto. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. LineeLecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio. Stavamo parlando della difficoltà poi di comunque non lanciare i giovani, soprattutto per magari le grandi squadre come può essere poi la Juve in Serie A, eccetera. Perché poi dipende, perché anche ad esempio facendo delle differenze, la Juventus di quest'anno con Allegri con quella di Pirlo dell'anno scorso, ma anche in ottica societaria, perché la Juventus vuole vincere. Il Milan invece, che sia un po' come si dice,
spostato da quest'asse invece ha più quel tipo di ragionamento, nel senso li faccio, li metto in mostra, li faccio vedere, li faccio giocare e poi li vendo. Che non sono però ancora quel tipo di discorso. Cioè in Italia il discorso prendo il giovane, lo valorizzo, lo vendo, c'è anche nelle C'è, società un ma po' non c'è la piccole. volontà poi Di tenerlo di poi magari per tenerlo. 15 anni, nel senso, cioè. Tanto il ritmo si è abbassato un po' in questi ultimi minuti, siamo al 39, non sta succedendo poco. Tant'è che, scusa, giusto per inciso, gli acquisti del Barcellona da milioni di euro spesso e volentieri sono acquisti sbagliati. Attenzione, l'Ecco che si lancia con il collano sulla destra, palla dentro, Mamma non ci mia, non l'avete arriva dopo preso. la deviazione del difensore Mastroianni. Se la stava ritrovando lì Mastroianni, però era purtroppo un po' sbilanciato in avanti col corpo, quindi non Attenzione a poteva che, calciare. bravissimo Bravissimo. Masini. Masini molto positivo nel recupero palla oggi, sta vedendo un po' meno nell'altra fase Bravo anche qui di a prendersi il costruzione, fallo. però sta giocando con intelligenza. Richiamato a che, anzi no, Corcia arenate ammonito. al Gariglie di Piacenza, Ammonito a sotto che, perché ha 2-1, abbracciato ammonito che Masini pareggia sul il conto degli tentativo di ammoniti. ripartenza. Oh no, aspetta, sì, un ammonito ciascuno, Pissardo Loro ammonito. nell'Ecco. E anche loro mica Palumbo, no? Forse sì, anche Palumbo, sì, secondo nelle file della Juventus Under 23. Andiamo a vedere anche chi ha segnato del Renate. Vabbè, non ve lo dico nemmeno chi ha segnato del Renate, tanto si sa. Galoppa. Galuppini. E vabbè. Qui siamo al 40° minuto, sempre 0-0, ritmo basso, 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 però serve qualcosa in più per provare, se si vuole vincere questa partita, provare a vincerla naturalmente, e lo si vuole, però per provarci concretamente bisogna fare qualcosa di più perché le occasioni latitano, sono arrivate soltanto da calcio piazzato, possiamo dirlo, e per il resto, insomma, palloni buttati dentro, colpi di Qualche testa morbido, sì, azione, però non. soprattutto l'Elec è riuscito in un paio di occasioni ad arrivare sul fondo e mettere palla Però dietro. poi sì, proprio mancato Eh l'ultimo sì, proprio tassello, no? esatto, o la lucidità o la scelta. Sì, quelle sono state tutte. Aia, Attenzione, aia, aia. rigore. No, si gioca. Poi Vediamo. calciano. Perché Tiro sembra centrale che parato rischio. Mazzarati che sta andando a dirne Da quattro Pissardo, poi al sì. giocatore della Juventus, Io ho visto, pensavo indicasse subito il dischetto, Anch'io perché perché si è si mosso è in mosso Invece attaccato. sembra quasi Poi tipo il sì, ha vantaggio. lasciato Ha probabilmente in quel dato il momento ha lasciato vantaggio. il vantaggio, poi sono andati a concludere male È su sembrato Pissardo uno di quei e rigori che stanno accadendo spesso quest'anno, dove il difensore va sul pallone e invece il pallone prende la gamba dell'avversario. Ormai se ne stanno vedendo non ho visto chi ha tanti. tirato, non so se tu hai fatto Che è in tempo a degrado. vedere chi ha calciato in No, porta, sto se guardando qua che quello è il giocatore che è rimasto a terra, che Pecorino. era Pecorino, se non ho visto male. Sì, poi dopo la palla è finita dietro, è stata una Da Grazia conclusione. forse che ha tirato. Dopo, se mi facesse rivedere le cose interessanti invece che le stupidate. Il Lecco intanto che riparte. Kraia, vediamo, è un po' chiuso. Cerca l'assistenza di Enrici che poi va lungo, ma non ci sono giocatori blu celesti. Kraia comunque combatte a E lì se centrocampo, ma. l'arbitro in una frazione di secondo ha valutato per il vantaggio, insomma, ben venga, perché Sì. ci sarebbe stato rigore. Sì, non so però se in questi casi se il vantaggio non si consolida poi Non si torni concretizza, indietro. boh, non so, francamente poche volte succede, però. Ultimamente era successo anche che invece non desse vantaggio desse rigore Sai, e però ci magari si sì, in Serie A magari lamenta. puoi andare a rivedere il VAR che hai lasciato correre, magari la sala Ai VAR. Sersanti, Non è, bella la vedi. palla per sulle piazzata la C'è il rete. gol, eccolo lì, l'avevano chiamato l'argentino, talento col mancino, va a basso a giro sul Però palo lungo posso e capito dove dire, aspettarlo, non fila si Pissardo. sono trovati, Sempre. sì, son trovati davanti a una difesa di burro. Cioè, sulle l'uomo copertina convocato in nazionale gli dai 3 metri di spazio al limite dell'area. Ha avuto tutto il tempo, ha guardato il portiere, l'ha messa giù sul secondo palo. Se si è fermato, io voglio Vediamo, vederlo adesso, voglio Sersanti, vedere, eccolo. sulle ha 3 Libero, metri di libero, spazio. ha avuto il tempo di appoggiarla, di sistemarla e poi di indovinare l'angolino. È un giocatore così, sei lei tutte E poi anche sulla partenza c'è stato il giocatore dell'Ecco che proprio ha lasciato andare Sersanti. Esatto, se lascia, esatto. Vabbè, 1-0 per la Juve che segna proprio nel finire di tempo, siamo al 43esimo, quando lo diciamo sempre fa più male e quando l'Ecco subisce spesso e volentieri Però gol. dico anche Perché che non ho a la questo punto statistica in questo momento, ma se l'aria che tira è quella di un allenatore in bilico,
piuttosto tanto perdiamo, militare dalla perdiamo, sì, facciamolo cambiare. Sono d'accordo con te. Anche perché Alessandria con un allenatore in bilico mi evoca bruttissimi ricordi. Perché Pellegrino in bilico andammo a vincere ad Alessandria, tenemmo Pellegrino per 3-4 partite che probabilmente sono quelle che ci costarono la retrocessione. Che probabilmente sì, perché Modica arrivò a una situazione decisamente compromessa. Mentre magari con quelle 3-4 partite in più, perché Pellegrino aveva già, diciamo, la croce sopra. E Pellegrino, beh, adesso non volevamo divagare troppo, però non si inserì mai bene in quel suo ritorno all'Ecco. No, infatti, io me lo ricordo in conferenza stampa, era l'allenatore che dava addosso a tutti, anche ai giocatori. Quel momento lì non era quello che serviva, infatti poi dopo Modica riuscì a fare gruppo, Modica, la Mazza, cioè si formò un po' un gruppo molto forte all'interno. No, Juve in vantaggio, 44esimo, ora insiste, diciamo, la formazione piuttosto se la situazione in bilico, se c'è da buttare giù dalla torre l'Ecco l'allenatore, buttiamo l'allenatore, cioè, con tutto sì, però bene non so che quanto la squadra sia contro. Attenzione per recupero palla, Molo sinisteso, giallo, ammonito Stramaccioni. No, De Winter, se non sbaglio, se il 3. Sì, Stramaccioni. Stramaccioni perché De Winter è il 5 di dietro. No, no, più indietro, scusa, no, mi era sembrato il 5 invece. Vediamo, vabbè, non c'è scampo alla munizione qua. Beh, niente da dire, aveva riconquistato palla e l'Ecco sarebbe stato un 3 contro 3 dalla tre quarti in avanti. Morosini, vediamo se a sto punto stai volando. 45esimo, giusto per a rimanere sempre in quel discorso. Se adesso i giocatori in campo avranno una reazione anche per il loro allenatore, sì. Poi è chiaro che paga per tutti l'allenatore, no? Come dici, ovviamente, e ma si dice sempre. Però cambio l'allenatore un minuto di recupero per non cambiare 20 giocatori tante volte, che poi non è detto che valga, perché lo dicevi tu quell'anno con il cambio Pellegrino Modica, poi invece tutti si ingalluzzirono, sì. A parte, vabbè, i nuovi arrivati, palla al limite, sì, gli accalcia sopra traversa, gli accalcia alto, colpisce l'unico spettatore un ragazzino che scende dalla gradinata. Vabbè, 1-0 anche Juve. Ci sono state tante occasioni in cui squadre magari, come dicevi tu, Pellegrino in quel momento non riusciva a dare la scossa usando i toni pesanti, arrivò Modica, la ricompattò con calma, poi non si sentiva negli quello che c'era negli spogliatoi, per carità, ma io ricordo lo stesso allenatore che dava la calma anche ai giornalisti stessi in conferenza stampa. Forse con questa squadra servirebbe qualcosa. Il primo tempo intanto 1-0 per la Juve sull'Ecco. Noi a breve ci colleghiamo con il nostro Matteo Bonaccina. Il tempo di far rientrare il giocatore in spogliatoio. Non meritato. Era uno 0-0 che poteva. Sì, a partire da 0-0 tranquillamente starci. Poi sai, concedi quella palla sole. Avevamo decantato le doti del suo mancino per tutto il primo tempo. Che tanti giocatori anche non così dotati, lasciati soli completamente, indovinano l'angolino. Magari però non tutti, è un minimo di merito. No, c'era anche il ragazzo che tira bene, sì, dà un po' di giro la palla. Ha avuto tutto il suo bel tempo, più di altro essere, di coordinarsi. No, dico anche che un Tordini, uno Iucolano, o Masini fanno la stessa cosa, posizione. Dico, anche qua. L'errore è stato quello di non andare mai a chiudere a provare Miretti, sì, che calcia la punizione alta sopra la traversa all'inizio partita. Troppo libertà, troppo spazio per un giocatore poi di doti tecniche, sicuramente sono diventa scherzi. Un problema. Poi l'Ecco ha cercato di reagire lì, vediamo adesso. Questa è una bella palla di Iocolano per Morosini, alta. Che poteva forse anche appoggiarla addirittura a Mastroianni lì vicino, perché qui la traversa di Iocolano, sì. Non so se c'è Matteo dalla Moccagata. Matteo, sì. Mi senti? Ciao Matteo. Ciao. Un primo tempo, insomma, che stavamo parlando qui in studio, forse sarebbe stato più giusto se si fosse concluso sullo 0-0, però poi insomma concedi, no, spazio e modo di calciare a un giocatore di talento come Soule e prendi il gol. Sì. Chiaro. Secondo me sarebbe stata anche ottima cosa portarla sul pareggio all'intervallo, sì. Sarebbe stato molto più equo, perché comunque loro due o tre occasioni le hanno avute, sicuramente non attraverso di Iucolano e fondamentalmente poco altro, sarebbe stato il risultato più giusto quello del pari. Poi è chiaro che in questo campionato di stava fanno sempre gli episodi anche contro squadre
poco più che giovanili, tra virgolette. Eh sì, perché abbiamo visto dal punto di vista dell'età, non sì. Per altro. No, la Juve che cerca, no, di giocare palla a terra, spesso anche fin troppo, manca un po' evidentemente di fisico, di malizia, di esperienza, però un Lecco che sta mancando un pochino, no Matteo? Non so se tu l'hai visto la stessa partita lì da bordo campo, sì, però ma sì, manca sì. Un po' di convinzione. Beh, contratto, ma io mi aspettavo un Lecco contratto, mi aspettavo un Lecco voglioso e contratto, meno male questo vedo in campo, quello sicuramente che sta provando a fare le proprie sortite, costantemente, soprattutto qualche buon cross alla ball, qualche tentativo di cross alla fascia di destra, poi sì. Qualche occasione, quella di Morosini, non facile per carità, tirata alta, un paio di tiri da fuori, la traversa di cui dicevamo prima, che però è comunque una giocata puramente di tecnica individuale, la volontà c'è tutta, assolutamente, è un po' in ombra Kraia, forse metà campo, perché Masini sta facendo un po' tutto, rompe, sì. Cuce, fa, disfa. Lo conosciamo, sappiamo che è così, però con Kraia in altre situazioni i compiti se li ha divisi, ci vediamo magari se ci sarà, non so, l'ingresso di Ora piuttosto che di Galli, magari a dare un po' più di certo. Geometria lì in mezzo al campo, che Masini, ti vogliamo tutti bene, un gran giocatore non può fare sempre tutto. Assolutamente, in occasione, negli ultimi minuti c'è stato il fallo su Pecorino, se non ricordo, a tuo giudizio l'arbitro lì ha dato il vantaggio, Teo, perché non si è capito, sembrava rigore netto vederla da qua, eh? Palla, dici, ok. Da campo, palla piena. Perché abbiamo visto anche l'arbitro. È arrivato con la gamba abbastanza lanciata, ma la diciamo comunque ritratta all'ultimo, ti dico, ha preso palla piena. Questa okay. È l'impressione che ha avuto io da campo, è andato proprio a contrastare. Però poi magari l'arbitro ha visto quello, perché poi l'abbiamo visto un po' alzare il braccio, poi lasciar correre, non ha capito bene cosa si è deciso in quel momento. Sì. No, l'arbitro. Ha lasciato andare il contrasto, ha lasciato niente vantaggio, ha lasciato proprio andare okay, il contrasto, okay. Cercandolo a mio giudizio correttamente, intervento regolare, rude, sicuro che Mazzorati comunque lì è andato ce l'è rischiata, non so, certo. Ha puntato come alle macchinette, però l'ha puntato secondo me nel modo giusto, questa poi la mia impressione al campo. A tuo giudizio Zironelli cambia subito qualcosa, cambierà subito da inizio secondo tempo? Non tira questa aria perché non c'è nessuno in campo dell'Ecco in questo momento, non tira aria di cambi immediati, poi magari adesso qualcuno adesso rientra Galli, si toglie la giacca anche Lacti, però non mi sembra entrare in campo per far riscaldamento, ma solo per insomma il solito giochicchiare, sì, oh. Te lo confermo, entra in campo Parlotta con Merlisala, sì, routine, ok. Va bene Teo, ti ringraziamo, allora ci sentiamo alla fine della partita. Sì. Mi permettete di segnare una cosa, sì. Rispetto agli altri anni non mi complimento perché Alessandria oggi il campo è veramente stellare, bellissimo. Ah ok, quindi ci dai, sì abbiamo notato anche noi da qua, ma naturalmente conta... Hai giocato ieri, eh. Sì, conta tanto il tuo direttamente sul prato della Moccagata. Grazie Matteo, allora più tardi. Niente. Ciao. Rientriamo in studio, noi ci prendiamo la pausa un po' più lunga, torniamo però fra qualche minuto per il secondo tempo. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. Eh no, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria. Tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante, a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348-8329-295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2 o 3 settimane o un weekend, in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home, prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trebahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.
Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggiono, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Dopo la squadra sfidante, ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Ancora unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa della C Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. A C Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Buon pomeriggio dalla redazione. La Banca Mondiale si impegna a spendere 25 miliardi di dollari l'anno per il clima fino al 2025 attraverso il suo Climate Action Plan. L'annuncio è stato dato alla COP26 in corso a Glasgow. Il piano comprende un programma sull'agricoltura e il settore alimentare. Nei giorni scorsi il Premier Draghi aveva criticato l'istituto dicendo che oggi fa molto poco sul clima. E circa 100.000 persone, secondo i media britannici, sono scesi in piazza ieri a Glasgow per partecipare alla marcia di protesta guidata dal gruppo di Greta Thunberg e da altre sigle ecologiste e politiche contro la COP26. Attimi di lieve tensione con la polizia che ha fermato alcuni ricercatori di Scientist Rebellion. Greta Thunberg ha sfilato ma senza parlare. Un 32enne di Bergamo è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato brutalmente picchiato vicino alla discoteca Number One nel Bresciano. Il pestaggio, per motivi ancora da accertare, è avvenuto dopo uno scontro tra due auto. Nell'incidente sono rimasti feriti altri giovani tra i 17 e i 25 anni. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dall'amministratore delegato Eni Claudio Descalzi, ha inaugurato ad Algeri la targa con cui la municipalità ha intitolato un giardino pubblico a Enrico Mattei. Personalità italiana, amico della rivoluzione algerina, difensore tenace e convinto della libertà e valori democratici, si legge in italiano e in arabo sulla targa. Un laureando in infermieristica ha salvato la vita a un neonato che stava soffocando. È successo in un condominio del quartiere Villaggio Santa Rosalia di Palermo. Il piccolo, di appena due mesi, non riusciva più a respirare ed era già cianotico. La madre e la nonna sono così uscite sul pianerottolo urlando. A quel punto è intervenuto il giovane, che ha praticato la manovra di Heimlich, salvandogli la vita. In chiusura, la Formula 1. La Mercedes ha ribaltato il pronostico e a Città del Messico ha messo a segno con Valtteri Bottas una pole position largamente in attesa, con 145 millesimi di vantaggio su Lewis Hamilton. Max Verstappen si accontenta del terzo tempo, mentre un deluso Sergio Perez chiude la seconda fila. Carlos Sainz è sesto con la migliore delle Ferrari, mentre un Charles Leclerc sottotono è solo ottavo. È tutto, al prossimo aggiornamento. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo! www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. The Blue Light Blue Radio.
Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trebahome.com. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Non sembrano malati quando sono felici. Per questo noi di Make-A-Wish Italia realizziamo i loro desideri, perché una gioia straordinaria è anche una cura straordinaria. Se ci aiuti, andiamo avanti. Dona al 45584 con SMS o chiamata da rete fissa. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. Eh no, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria. Tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348-8329-295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. www.leccochannel.it. leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggiono, Lecco. 0341 57 86 91. www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. www.leccochannel.it. leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. LineeLecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Rieccoci, rientriamo in studio per il secondo tempo della partita con il Lecco, che è sotto di un gol 1-0. Intanto no, Paolo pinza questo. E Ste, un Lecco che deve fare di più. Ne abbiamo parlato con Matteo, no? Che intanto ci conferma che comunque il campo è naturale, è erba naturale, quella moccagata non è mai stata, non è mai stato innestato il sintetico, quindi in ottime condizioni, come ci diceva. Sì, perché avendo giocato anche ieri la titolare, diciamo, esatto, contro la sconfitta 2-0 dalla Ternana. Insomma, ti ricordi che noi a Lecco, quando avevamo ancora l'erba, se avessero giocato al sabato, la domenica c'era da ragionare. No, e invece proprio dalla partita non ci sono cambi, se non ho visto male. Bisogna capire se ci sarà stata una sveglia negli spogliatoi, Sì. Perché anche dopo lo svantaggio sì, c'è stato un minimo di reazione, ma niente di che, per, come si diceva Matteo, per riuscire quantomeno ad arrivare al pari negli spogliatoi, che come si sa, sai, andare negli spogliatoi col pareggio è molto diverso che non uscirne, che non entrarne con 1-0-1 maturato tra l'altro nel finale. E comunque
quello che vorrei tantissimo vedere, a prescindere dal risultato, è proprio una reazione, una... Di nervi quasi, sì, no? Perché cioè... è sembrato il primo tempo, è sembrato quasi scorrere lento, giochicchiando da ambo le parti, ma se, come diciamo, dalla parte della Juventus un po' anche ci sta, adesso vediamo a che invece sfonda su lei per Mirelli, poi la palla portata verso il centro, bene l'intervento di Mazzini sul pallone, poi Mazzurati riesce a servire Zeglia, che Iocolano potrebbe partire, ecco, ma no, perché Iocolano è fermato il lancio lungo, poi nel nulla. Fatica un po', no, a ripartire l'Ecco, diciamo, proprio quella palla. Mentre il gioco ormai è perso da tempo, quello che mi aspetta è proprio una reazione di testa della squadra. Sì, sta mancando quello. Mentre invece vediamo la Juve che ancora attacca, prova Pecorino a saltare Enrici che non si fa superare, poi Zambataro, vediamo anche Zambataro, un giocatore che potrebbe tirare qualche strappo là sulla sinistra, giusto anche per dare una scossa alla squadra. Sì, sta mancando un po' quello. Perché non ce lo possiamo aspettare da Zeljak, perché ha un altro ruolo. Ricordiamo che manca Giudici, ci stiamo accorgendo di quanto era importante in questo inizio di stagione Giudici, da quando manca, secondo me, perché sia quando giocava titolare sia quando entrava, rispetto allo scorso anno, stava dando delle scosse, no? Non indifferenti. Sì, ma Giudici è un giocatore che poi sulla fascia va, quindi anche solo vedere, ecco, adesso per esempio vediamo Iocolano servito bene sulla destra, attaccato e fallo. Con fallo, bravo Simone in questa occasione. Si prende un calcio di punizione importante, no? Perché con questa sgruppata ben lanciato da Zeljak sulla destra, siamo vicino alla bandierina quasi del corner, quindi sarà un corner corto per il Lecco. Intanto è serie D, decima giornata di campionato in Serie D, con la Brianza Olginatese che è sotto nel derby con la Casatese 2-1, derby tutto lecchese tra Casatese e Olginatese. 2-1, le partite sono iniziate naturalmente alle 14.30, quindi vi dovevamo anche questo aggiornamento mentre si sistemano in campo per battere questo calcio di punizione. Beh, dicevamo poi dello stadio, del campo, proprio adesso rispetto a qualche anno fa assomigliamo anche abbastanza allo stadio di Lecco come struttura, diciamo, sì, così. Sì. Eh beh, sì. Però sembra tenuta più ordinata. No, certo, fatto un bel restyling. La Juventus 23 non penso che possa essere fatta giocare in uno stadio diroccato. No. Morosini la battuta al centro, ne nasce un campanile, Israel fa sua la sfera. Forse anche quello, che... magari l'Alessandria aspettava proprio anche quello, no, per poter... Bene, sicuramente... Per mettere a posto lo stadio. Certo, ha fatto ambo. Probabilmente anche il comune di Alessandria, non intendo. Sì, beh, è comunque una buona pubblicità, perché comunque... Se notate c'è scritto Alessandria un po' ovunque, come prima ci siamo confusi noi stessi nel leggere Alessandria invece che ovviamente Juventus, che non ha Una partita di Serie D, il big match tutto le chiese tra Casatese e Brianza Olginatese, il vantaggio proprio degli ospiti con Viganò al 12° del primo tempo, poi il pareggio di Recino al 21° e vantaggio di Fusi al 23°, nel giro di pochi minuti sono arrivati. Recino un altro che non segna mai, esatto. Sì. Tra l'altro con dell'ex, no? Se non sbaglio, quindi... Sì. Ma Recino ha passato un po' tutte queste città, Ponte San Pietro, viene da... ai tempi me lo ricordo lì nella Bergamasca. Un attaccante fisicato in una maniera impressionante. È finito primo tempo, quindi vi dovevamo anche questo... Sì. Importante. La punizione per la Juve, Paissardo, miracolo di Pissardo. Paissardo fa una parata dalla tre quarti, questa punizione che poteva anche non ancora essere una volta da calcio piazzato, e prendiamo un rischio enorme. La spizzata, vediamo, di De Winter. Gira benissimo, sì. E Pissardo fa un capolavoro. Pissardo sì. Non la smanata sopra la traversa, ma la lascia lì, poi dopo ci pensa forse Mastroianni. Zambataro. In angolo, andata bene che non ci fosse un giocatore sinistra, Anzolin batte dentro, messa fuori la palla. Insomma, si comincia col brivido questa ripresa. Palumbo, palla dentro, Pissardo, molto ecco attento. Che Pissardo che tra l'altro, scusa, dopo quella cavolata iniziale, sì. Che due o tre settimane fa ha avuto quel momento che può capitare a tutti. Sì, e l'ha un po' subito nelle due partite successive. No, infatti, però dico, dopo quell'ambush lì di Duncan,
Adesso sembra definitivamente, anche settimana scorsa sembrava definitivamente l'ingera ingenuità all'inizio su quel tocco di mano, però poi quella ci sta, sì, ci può stare, un buon portiere, no. Questa categoria fino a quell'errore con Renato era stato distacco il miglior portiere del campionato, sono questi infortuni poi. Quasi, ma il portiere che è tra l'altro il miglior portiere probabilmente visto a Lecco da tempo, sì. Proprio per, non anche so dire, proprio per la continuità, non l'ultimo, tanto ecco, per... ti chiedo a tuo giudizio, l'ultimo portiere di questo livello che avevamo avuto chi era stato secondo te? Io sono rimasto innamorato di Aprea, però sì, probabilmente sono d'accordo, forse Aprea era ancora superiore come livello, sì, forse no, magari in una fase di carriera diversa, no, poi c'era stato distante. Adesso sinceramente non mi ricordo il nome, ma c'era stato il portiere che poi è andato anche in Serie C quando eravamo in D, adesso non mi ricordo il nome, quando eravamo in D? Sì, ricordo Durandi, no, dopo successivo. Gadignani, che poi ha smesso, ora guida gli aerei, lo salutiamo se dovesse mai ascoltarci. Attenzione, adesso ripalta bravissimo ragazzo, ecco, tra l'altro, sì. Morosini, vedi che non ha la cattiveria, no. Poi Traia recupera, rimaniamo sulla cosa, lo metti dentro a fare se... Ecco, però rimane lì, prova ora una manovra avvolgente. Masini che si è spostato sulla sinistra, prova a superare De Winter, va sul fondo, cade a terra senza fallo. Sì. Vediamo però che la Juventus rimane lì, Masini si riprende vuole sempre subito. Giocarla veramente, la Juve è clamorosa. La cosa. Butta già verso la terra e questa volta c'è il fallo. Non sono un innamorato di questo tipo di calcio, cioè sì, ma non così tanto. No, infatti l'Eco l'ha abbandonato dopo l'avvio in cui spingeva molto, l'ha un po' abbandonato. Perché c'è un limite a tutto, adesso sei lì nella tua area o comunque vicino alla tua riga di fondo, la palla puoi anche spazzarla quando ci sono 5 giocatori che... avversari che ti pressano. Altri, per concludere il discorso del portiere in blu celeste, non mi ricordo Perucchini, vado a memoria. Perucchini, poi Perucchini. Ha fatto Lecce, poi ha fatto la B. Ah, no, ma era molto giovane quando arrivò. Perucchini, diciamo che qui a Lecco lasciò dei ricordi abbastanza contrastanti. Sì, vero. Delle partite poi fece attenzione la palla dentro il derby del 3-2, lì giocò, fece anche delle ottime parate, quella il gol del famoso Fabbro finale, e lì fece grandi parte, però non lasciò decisamente un gran ricordo qui in un grande Lecco. Anticipo qui di poi dopo a Lecce, a Como, Lecce mi pare andò, sì. E fece non so adesso che fine abbia fatto, perché non è un vecchio, se ricordo male è un 91, giù di lì. E no, quando mi viene in mente l'altro portiere che da qui in prestito poi tornò forse alla Triestina, adesso non mi ricordo più chi era il portiere, il nome è un nome breve. Della Triestina mi ricordo Durandi, però se tu mi dici che magari vedremo se mi viene in mente o se lo riesci a trovare. Comunque ecco, diciamo portiere in cui dici totalmente, mi fido totalmente, io mi ricordo la Prea e poi qualche buon portiere, sì, però giovani magari di belle speranze da cui non sei proprio non hai totale affidamento, invece con Pissardo io mi trovo veramente tranquillo, che dà proprio un'idea di sicurezza, sì, l'errore capita, ma capita a tutti, quindi... qui Jokolano aveva fatto una bella azione sulla destra, poi però una serie di finte, poi il cross troppo pallone dentro più che cross dal limite dal vertice dell'area sulla destra, un po' troppo morbido, raso terra, deviato e contratto dalla difesa. Ecco che però rimane lì 9 minuti nella ripresa, sta cercando la squadra di Zionelli, sì, anche perché è costretta anche dal punteggio a farlo. Qui Kraja ci prova, non riesce a riconquistare la palla. Vedremo se ci riesce, ma col fallo. Vedremo se a breve ci saranno anche i primi cambi in questa ripresa. Arcari, scrive Massimo Gabaglio. Beh, ma qui andiamo. Qui però più indietro. Qui andiamo Massimo, abbastanza indietro. Stavamo parlando un po' dagli anni di Serie D. Che Arcari, diciamo, che poi ha fatto forse la birra col Brescia. Anche in Asso. Ci prendiamo una piccola pausa mentre pensiamo ai portieri del passato. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.
Allora, cos'è successo in questo minuto scarso che Modosin è ingrassato di una ventina di chili dopo il gol, dopo l'occasione che si è mangiato? No, perché si è mangiato un gol clamoroso, nel senso che la palla stiamo cercando di mettere dentro tante palle, ma poi lì ci perdiamo, perché ha avuto veramente il tempo Morosini, poteva fare quello che voleva, c'è invece si è girato dall'altra parte. Un'ottima azione sulla sinistra, dal lato della porta. La palla sfila verso Mastroianni, che però obbligato a essere spalle alla porta, lascia, fa scorrere il pallone verso Morosini, che è di fronte alla porta, ha uno stop all'indietro di 2 metri. Sì. E quindi lì ovviamente, anzi, anche dalla regia, no, ci finisce, fanno cenno, finisce praticamente in sulla 3/4. E lì proprio manca convinzione, a mio giudizio, perché no, ma lì è mancata proprio la tecnica, perché uno stop, no, così. Lì è mancata anche la tecnica, certo, da un giocatore del calibro di Morosini non te lo aspetti, però perché manca la tecnica, evidentemente c'è qualcosa nella testa che ti frena, esatto. No? Se no non si spiega. Qui Kraja che c'è quello sfondamento, poi dopo la palla persa non la recupera, ma Zambataro rimane combatte, avanti il Lecco, c'è Masini vicino a lui, e poi ora si è alzato molto col baricentro, sì, sembra che finalmente all'11-12esimo della ripresa ci si stia un po' svegliando. Vediamo, chissà, perché si sono ritirati un po' anche loro, sì, loro sono molto si sono ritirati adesso. Un po' abbassati di... Vediamo adesso Iocolano che prova, Simone, aggiustare in mezzo a due uomini, la palla sfila ma riesce a recuperare la Miretti. Un paio di palle di troppo ultimamente Iocolano. Vediamo, combatte Masini, Zeliak, l'appoggio a Kraja, Iocolano, no, sbaglia di prima, a intendersi con Mastroianni che tagliava. Ha dato un po' in bambola anche lui adesso. Cazzate. Invece una palla lunga, finisce in fallo laterale. Si vive male questo momento dell'Eco anche qua da noi, perché... Beh, non però, stiamo vedendo quello che ragazzi, cioè che Morosini vorremmo. Ormai è anche il momento di toglierlo, perché chi, scusa? Morosini, ah, cioè sta dando ampi segnali. Ma io mi di... chiedo Tordini quanto ne ha, perché siamo 60esimo, l'altra partita era in panchina ma non si è mai praticamente scaldato per entrare. Beh, ma a questo punto metti Ganz, se proprio proprio. Oh, intanto qua Zeljak però non controlla un pallone facile, regala la rimessa laterale alla Juve. Bisogna mettere Tordini subito, Silvio. Marco, sono d'accordo con te, bisogna capire quanta ne ha, quanti minuti possa avere nelle gambe. Ma adesso Tordini. Il soggetto e cose non sono d'accordo. No. Le regie suggeriscono questo, io non lo so. Secondo me è un mix di... è un controsenso, sì. non è che fanno apposta, dai. No, assolutamente. Ho sempre detto, prima non ripeto più il mio modo di vedere, però... Manca convinzione e c'è un po' di paura, esatto, cerca, c'è un po' di tensione, ti blocca adesso un po', la squadra è contratta. Anche perché ci sono giocatori che invece ci stanno dando dentro, come Masini, Kraja e adesso anche Zambattaro un po' sembra... Ma adesso si vede un altro ritmo rispetto al primo tempo, lì è proprio anche così. Perché la Juve si è comunque abbassata, quindi gioco forza. Addirittura Battistini si lancia in avanti. Ma non è la prima volta, sto vedendo tutta la ripresa che continua a sganciarsi sulla destra. Riesce a fargli a passare un pallone non proprio semplice, poi prova addirittura lo slalom e guadagna così, un'ottima Battistini rimessa laterale. Gli sono venuti 5 minuti da esterno, sì, infatti. Da esterno alto. Vediamo. Zeljak. Rimessa laterale per Iocolano, torna al numero 2, ancora il 17, di nuovo ridiagono, alla fine Zeljak va in area, anticipati Morosini e Mastroianni. Non riusciamo mai a arrivare sulle seconde palle. Bravo, qui il recupero palla di Masini, poi non, Ricci, anzi, che però non viene premiato dal fallo. Attenzione a contropiede. Parte in contropiede per via centrali, qua c'è forse fuori gioco, no, la palla che... Sì. Cos'è? C'è una palla sul fondo, palla sul fondo. È difficile la partita perché la Juventus adesso appunto ha arretrato e quindi sta riempiendo di più le linee. Qui Roberto Robici, Panizza ci segnala Zappino, però anche qua bisogna andare. Zappino sì, anche lui Zappino, Zappino un po' più indietro che anno era. Eravamo intorno al 2006, 7, 8, quegli anni lì. Lui Zappino era, poi arrivava da Frosinone, poi tornò a Frosinone, mi pare, in Serie A. Non mi ricordo più. mi pare che sì, la verità, però era già da Frosinone, poi tornò a Frosinone in Serie A, anzi giocò a Zappino, quindi era italo-brasiliano tra l'altro, e che non era il titolarissimo. No. Beh, ce ne sono... Chi è che a terra? Marzorati? Sì. Tanti buoni portieri, diciamo che però a livelli di un certo livello, come direbbe Crozza quando imita,
il fuori classe. Ci verrà in mente però chi era il giocatore che tu... Se esiste davvero. Se esiste, ci verrà in mente chi era. Adesso c'è ancora Mazzurati a terra. Pareggio del Loginatese con la Casatese 2-2, inizio ripresa. Vediamo, perché in panchina c'è, potrebbe entrare Nellisala a questo punto, con Battistini che si sposta al centro. Non sembra proprio. E Kuban, signor. Non sembra proprio formissima. Chi, scusa? Infatti, Nellisala. Mazzurati è un problema, Tordini. Secondo me già prima. Nellisala e Tordini. Entra Nellisala, eccolo Tordini. Allora, vediamo. Vediamo se dà la scossa, se ne ha Tordini, se sta bene, ha recuperato in questa mezz'ora, quanto può dare a Lecco, e per capire anche, no, e vedere un po' la cartina tornasole, per vedere una volta di più quanto è mancato Tordini, abbiamo detto. Intanto cambio abbastanza evidente, scontato con Morosini. Vediamo. La partita di Morosini in un numero, vi chiedo un voto così secco su Morosini. 5 perché ha sbagliato. Cioè, diciamo, sembra entrare un po' più in forma, sembra un po' più mobile, ma sbaglia proprio nelle giocate decisive, che dovrebbero essere invece quello che lui dà in più, sì, all'Ecco. Siamo inizio novembre, Lecco di giovani, è ancora ha un Lecco di giovani, lui che ha punti, lui che ha 30 anni in un Lecco, in una categoria di giovani, dovrebbe essere colui che fa la differenza, ancora non lo fa, no. Non si capisce se per voglia, come dice qualcuno, o per altro, però non lo fa. È che ultimamente ha trovato spesso la maniera titolare, quindi anche approfittando del problema per dargli, proprio per dargli, diciamo... Sì, poi c'è da dire che ha approfittato anche sia Zironelli sia Morosini per l'assenza di Tordini, che a mio giudizio però se sta bene era difficile toglierlo in questo momento. Beh sì sì sì. Forse anche Tordini... Iocolano anche paga un po' quella, giocate tutte Iocolano, quindi... Sì, poi un po' pannatino oggi. Sì, ma è già qualche partita, partita sì, che lui un po' non incalando, è sì. Tanto qui. Ma ci può stare, naturalmente, al momento di appannamento era stato tra i migliori. Canto la bandierina, tanto qua sì. Non c'è nessuna fretta di sistemare da parte dei giocatori, vedo. Io sto andando a spulciare. È proprio rotta la bandierina, Fausto, vedo in regia. Cenni di disapprovazione, che un giocatore della Juve ha provato a rimettere la posta, la bandierina si è afflosciata, è caduta. Cosa facciamo adesso? Non si sa cosa fare al moccagatta con la bandierina, un po' di scotch, qualcosa, non c'è. Anche perché non, so. Non penso si possa riprendere, quindi... Eh no, finché non si sistema la bandierina, adesso arriva un dirigente, credo sia. Con lo scotch. Della Juve. Che non no, sa lì, cosa devo fare? Non sa cosa fare nemmeno. Aspetta, lui. Sta telefonando. Giallo al moccagatta di Alessandria per la bandierina che si è spezzata del calcio d'angolo. E il gioco è fermo, siamo al 63. Con l'Ecco che aveva appena effettuato il cambio dentro Tordini per Morosini, doppio perché poi è entrato anche Nellisala per Mazzurati, che evidentemente accusa qualche problema fisico. Andiamo a vedere se cambiano i risultati nelle altre partite del girone A di Serie C, mentre si cerca di sistemare la bandierina. No, vantaggio su Tirol sempre 1-0 a Sesto San Giovanni. Tanto cosa hanno fatto, perché mi sono perso gli anni. L'hanno scocciata? L'hanno un po' scocciata, sì, ma sì, si è rotta. Ma hanno usato lo scotch o hanno usato tipo la benda, quella del medico per i tagli? Sì, adesso vediamo se resiste quantomeno. Perché... Vediamo un po' se questa pezza messa sulla bandierina, più che altro si sono persi un paio di minuti più o meno. Ricomincia il gioco con il Lecco che prova a uscire palla a terra, fallo su Iocolano, l'ennesimo. Io quell'anno che ha ereditato la fascia di capitano da Mazzurati quando è uscito. Comunque siamo sempre nella nostra tre quarti, quindi per il momento niente di pericoloso. Si gira il pallone con la Juventus che prova ad alzare un po' la pressione. Zambattaro cerca di scappare, è un po' solo, fa seguire Mazzurati. Beh, bello il tocco di Mastroianni. Tordini subito, bella la partita. Ecco. Io quell'anno al centro, io quell'anno potrebbe puntare l'uomo. La conclusione... No. Ha centrato, si intestardisce qua Iocolano, calcia addosso centra Stramaccioni, però qui Tordini, la differenza Tordini in campo, già Tordini un tocco, palla subito in verticale, esatto. Su un uomo è uno che è attenzione uno che... però adesso ribaltamento di fronte, la Juventus entra in area, ribattuto il tentativo, poi vediamo che comunque l'azione continua con ho visto chi Battistini in scivolata, è andato a anticiparlo secco. C'è Zule adesso che è spostato come ala, Mancina su di lui, Zeljak
non lo lascia passare. Rimessa laterale per la Juve in zona d'attacco, ma veramente qui abbiamo visto cosa può essere l'Ecco Contordini in campo, eh? Bastata un'azione per ricordarcelo. Vediamo adesso la rimessa laterale circa che in fase offensiva per la formazione di casa. Parte il servizio per Sulle, poi Minetti, la palla dentro, gioco fermo per fuori gioco. Però mi viene da pensare, Paolo, quando un giocatore così giovane come Tordini, che è un 2002 giusto, vado a memoria, un 2001, sì, 2002. Cioè quando un 2002 è così fondamentale nell'economia di gioco di una squadra, sono due le cose, o è un fenomeno Tordini o c'è qualcosa che non va però nella squadra. Come dicevo io, esatto, se noi... E lui è un grande giocatore per la categoria. Lui è molto bravo perché vedi adesso fa le giocate, fa il gol di prima qua. Qua è un'ottima apertura per Zeglia che ha campo. È intelligente. Tordini la conclusione, sfila di poco a lato. Però insomma, tira subito. Posso vedi, sverti. Da Molosini a Tordini è cambiato tutto qua. Ci prendiamo intanto un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo! www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Brivido in apertura qui mentre rientriamo in studio. Attenzione. Perché c'era una palla lunga, Mastroianni è andato incontro, palla subito messa in verticale. È stata quasi una gara di velocità con Israele che aveva anticipato in uscita di sì, Israele attento non solo in questa occasione sulle uscite, diciamo, visto che la Juventus gioca molto alta con la retroguardia, il giocatore Israele fa molto da libero anche in queste situazioni. Attento anche adesso. Comunque, dicevamo, tutti i bei discorsi che facciamo sulla questione che un 2002 non può essere. Attenzione, bella palla dentro per Iocolano, ne guadagniamo una rimessa laterale. Rimane avanti, però è un altro ritmo. Tutti i discorsi adesso sul 2002 in giovane, tutto, ma Tordini ha cambiato l'Ecco. Sì. Zeljak è stato veramente un osso l'impallo, però la palla rimane lì. Bastato il suo ingresso in campo perché ma ha fatto due giocate. Ma sai cosa? Ti velocizza la squadra perché ha un tempo di gioco inferiore rispetto agli altri. È molto veloce, è rapido, diciamo tranquillamente rapido, è una categoria superiore. Sì, è uno che vede le giocate, è svelto. Quindi però ti consente di là davanti poi dalla tre quarti in poi di immagini che si autolancia, vediamo. No, arriva prima di lui. Vai. Il difensore che però palla. Viene disturbato, poi Zeljak combatte. Oggi è bella partita di Zeljak, sì. Graia un po' corta, sta arrivando diciamo anche dove si invola, mamma mia che falcata, si lancia adesso per vie centrali, la conclusione alta sopra la traversa, che giocata però un che ha fatto che qua pretenzioso, però come è andato via, con che facilità è andato via, era l'unica giocata secondo me che poteva farla, era in corsa con la palla ben messa lì davanti e ha tentato. Oggi mi sta piacendo Zeljak perché comunque oltre al suo sta molto attento a non lasciare spazio agli avversari, li pressa molto e recupera anche qualche pallone, lui che invece di solito è molto più guardingo, diciamo, come tipologia di atteggiamento. Sì, diciamo che bella l'apertura sulla sinistra, Zambataro può attaccare a te. Fuori gioco? Fermato il gioco? Sì. No, non mi pare proprio, però non ho capito perché ha fermato il gioco, sì, probabilmente però sì, probabilmente fuori gioco. Diciamo di Zeljak, spesso e volentieri dove non arriva di tecnica perché sta sbagliando qualcosa, non ci arriva col cuore, in scivolata o con di astuzia, di malizia, però... Poi sì, lo sto vedendo proprio molto più sul pezzo rispetto alle ultime partite in cui magari... sì, era attento in fase difensiva, no? Ma no, sembra di no. Sembrava un cambio di vista, invece no, si va avanti con questi effettivi. L'Ecco ha sostituito due giocatori fino per la Juventus. Sekulov, non ho visto per chi è entrato. No, probabilmente magari durante una pausa. Perché c'è il 7, ho visto il 7 qui in basso, Sekulov. Se andiamo a cercare di costruire. Sì. Forse per Pecorino. Vediamo, intanto si lancia Masini sulla destra,
il cross che sta per ingannare Israel, che è costretto a smanacciare in angolo, andando spesso e volentieri adesso lì sulla destra, sta creando danni, Mazzini ha preso, diciamo, andando più avanti la partita più ha preso gamba, si sta lanciando spesso da mezz'ala destra qui sull'esterno, adesso l'angolo dalla parte opposta, a parte Iocolano, la battuta dentro, anticipato Merlisara, poi Zambattaro teneva l'azione ancora per Iocolano. Iocolano, nuovamente il cross, palla dentro, rimbalza sulla coscia di un giocatore dell'Ecco e poi libera la retroguardia della Juventus con Pissardo che è quasi sulla linea di centrocampo. È uscito da grazia per Cipulov. Palla dentro, attenzione, Mastroianni non riesce a deviare in porta dopo che Israel praticamente si è schiantato sul giocatore dell'Ecco. Non sì, so se ma è stato dato fallo contro. Potenziale però. Fallo da rigore perché Israel ha travolto il giocatore dell'Eco che parte da dietro, ma questo è rigore netto, questo è rigore netto, ha battuto il difensore del giocatore dell'Eco, il giocatore dell'Eco che non ho visto, Iocolano anticipa Israel, ma l'arbitro gli ha dato contro, sì sì, gli ha dato contro. Ma si può dire che spesso e volentieri in questi casi tendono sempre a tutelare il portiere, però sì, però diciamo Iocolano ha toccato il pallone verso l'interno e Israel l'ha travolto. Poi vedo che però stanno reclamando. Sì, Iocolano sta giustamente. Sì, sì, beh, Iocolano ovvio che ma stava... subito ho visto subito fosse Mastroianni il primo che si è. Dopo Mastroianni sì. È stato quello che ha provato a deviare in porta, ma non è più riuscito. Perché lui era girato e il portiere è stato lui che è andato a frenare. Sì. Sì, diciamo, io sì, no, ha stoppato il pallone era verso girato, l'interno dell'area. Sullo slancio è andato avanti e il portiere lo ha travolto, perché il portiere in uscita lo ha travolto. Ma Iocolano gli ha tolto il pallone, non è Iocolano che ha... Tra l'altro è rimasto a terra da un minuto ormai il portiere del sì, no, beh, qua, ma sì, dopo il colpo l'ha preso. Non è stato un fallo volontario. No, 72. Non è stato un fallo volontario del portiere che ha travolto Iocolano. Però è danno procurato perché Iocolano poteva continuare l'azione. Andiamo a vedere intanto se ci sono o no, non ci sono variazioni. Le altre partite che si disputano alle 5:30 mentre è ancora a terra il portiere della Juve. Albino Leffe Pro Vercelli, Feralpi Salò, Gian Erminio, Legnago Seregno, Mantova Padova, sicuramente partita di cartello questa. E Virtus Verona contro Trento. Intanto mentre Israel si tira su in piedi, zoppica un po', passerà sicuramente un altro minutino, come lo trascorriamo noi in pausa pubblicitaria. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Non sembrano malati quando sono felici. Per questo noi di Make-A-Wish Italia realizziamo i loro desideri. Perché una gioia straordinaria è anche una cura straordinaria. Se ci aiuti, andiamo avanti. Dona al 45584 con SMS o chiamata da rete fissa. Ciao, ultima in classifica. Vabbè, rientriamo in studio perché si lotta a centrocampo. Soule. Comunque diciamo, in l'occasione precedente... Un arbitro che magari attenzione perché non è Sekulov, bellissimo l'intervento di Enrici. Bravo, Enrici è un'altra partita molto molto solida anche questa. Sì, passa sempre un po' sotto traccia Enrici, che... però anzi, spesso e volentieri gli abbiamo evidenziato Massimo molti sta, gli errori. Se li sta passando tutti Ardigò adesso, sì. Ardigò, sì. Beh, anche lì a Mardigò, sì. Beh, però qua che anno era, forse ancora prima. Sì, ero ancora io le superiori, sì. Ragazzi. Io ormai fatico a ricordarmi oltre una certa. Qua non siamo neanche fine anni 90, prima perché Arcadi, Arcadi è stato per gli anni 2000-2001, gli anni di Donadoni. Sì, inizia anni 2000. Ardigò prima. Ardigò, noi siamo fine anni 90. Ardigò, Monguzzi, sì. Nello Cusin. Cioè, attenzione, Zambataro. No, non riesce. Ci prova. Ma poi anche. Ah, non fare fallo. Vabbè. Juve che ora si è rialzata ancora un pochino in campo da quando è entrato soprattutto Sekulov, mi sembra di poter dire che ha riportato un po' sulla squadra, no? Perché si era fatta schiacciare poi per un quarto d'ora abbondante dall'Ecco. È entrato anche Nicolussi, ma i campi della Juve perché non li fanno vedere? Non vengono Nicolussi. Segnalati Nicolussi, sì, Nicolussi è entrato anche in campo, sì, col 41.
Roberto, faccio una considerazione mia, non sarà ancora entrato negli schemi del mister, ma io Ganz lo farei sempre giocare insieme a Iocolano e Tordini. Sicuramente non è entrato negli schemi, anche perché io invece quello che mi domando io è sicuramente Ganz è un giocatore, non lo discutiamo per le qualità e l'esperienza che ha, naturalmente. Attenzione qui alla Juve centralmente. Sì, prova a farsi largo, poi si piazza però fermarsi. Un po' la difesa dell'Ecco che sì, ha avuto un rimpallo favorevole la Juve, poi si è ripiazzata all'Ecco, adesso che prova a lanciarsi, finisce a terra, non c'è fallo, c'è fallo, anzi, sì, fallo sì, sì, di calcio di punizione per il Lecco, no? Sì, diciamo che questo Arena, giusto, è molto arbitro vecchio stampo, nel senso che quando arrivi a tre quarti in avanti è dura che dia un fallo all'attacco. No, di Ganz dicevamo, giocatore non si discute in sé naturalmente, per le parla la sua carriera, per lui non so quanto c'entri nel gioco di Zironelli, così come Zironelli ha impostato la squadra all'inizio stagione. Diciamo è chiaro che è un'alternativa diversa, ma non ha funzionato quando è stato in campo. Mastroianni con Iocolano non con i risultati Tordini che si sperava, ha reso al meglio. Come, scusa? Mastroianni sì, con Iocolano e Tordini è stata la soluzione migliore, poi che sia la migliore in assoluto non lo so, detto, certo. Ma sicuramente funziona. Cioè, il campo fino adesso ha detto questo. Poi bisogna vedere adesso, l'Ecco sta facendo fatica veramente a uscire, la Juve sta prendendo un po'. Calcio per Sekulov, Pissardo! E poi ancora. Grande, qua miracolo, il 2-0 Pissardo. Non nega Pissardo. Miracolo Pissardo, poi Enrici anche bravo, lui Enrici. Ha fatto il suo. No. E Pissardo poi alla fine, però Pissardo è la prima parata, da potere di hockey sul limite dell'area di rigore, dopo che Akea ha fatto un passaggio, un finto no look, perché poi si è girato dall'altra parte facendo la finta nel no secolo look. Si è ritrovato a tu per tu con Pissardo, che qui ha fatto veramente una giocata fantastica, però sì, che facilità ancora una volta, imbucata centrale in difesa, da quando è entrato questo numero 7 secolo lo stiamo rischiando tantissimo. Perché forse perché se Zeliak e Masini non lo seguono di qua, perché stanno puntando a ribaltare sempre l'azione e quindi la rimane scoperta. Infatti stanno prendendo sempre da centrodestra, diciamo, a centrosinistra, scusami, loro del fronte offensivo. Sì, sì, noi da questo lato abbiamo Merdisala che probabilmente si trova solo, perché Zeliak e Masini sono spesso, come lo vediamo adesso, da parte posta, attenzione, bello lo stop di Mastroianni, la conclusione fuori. Che bravo Quinando, eh. Bello lo stop, si è alzato il pallone tirato dai 30-35 metri abbondanti, che si spegne non distante, ma non distantissimo non troppo, dalla porta, non troppo. Diciamo che Israel sembrava in controllo, però la palla rimbalzava anche, ha dato molta potenza perché era molto lontano, un po' di collo, da fermo. Sì, da fermo, di un po' mezzo esterno, anche se vogliamo, ha come stoppato il pallone, l'ha lasciato rimbalzare e poi ha concluso, mentre adesso riconquista palla Kraja, ma la regala a Nicolussi Caviglia per vie centrali, rallentato nell'azione, poi l'imbucata non riesce, Kraja bravo ad anticipare l'idea dell'avversario, poi serve sull'esterno Iocolano, che ha attaccato senza fallo dalla retroguardia della Juventus, lo rallenta, ma è sempre possesso l'Ecco con Masini, che testa alta apre per Merlisala, la difesa della Juve però è piazzata. Merlisala ragiona, prova a ragionare l'Ecco. Tordini, dopo i primi due, le prime due o tre giocate, è stato un po' risucchiato dalla retroguardia della Juventus. Sì, no, ma poi è sceso un po' il ritmo dell'Ecco, che sta lasciando un po' troppo campo. Qui fallaccio di secolo. Sta lasciando un po' troppo spazio e campo alla Juve. E non tira una bella aria, ecco, dico Mastroianni di testa, la spizzata no, bella per Giambattaro che entra dalla sinistra, non passa il cross, tirerà bene una volta, perché ci stiamo un po' sbilanciando forse anche un po' nel tentativo ovviamente di recuperarla, ma anche sì, adesso un po'. Poi noi parliamo però diventa difficile Enrici, per prova ad andare perché si allunga un po' il pallone, poi c'è Giambattaro che ti gioca l'azione, sì. Va, cerca il fondo, deviazione angolo. Calcio d'angolo, dai ragazzi, perché bisogna riuscire a riportarla in parità. Mastroianni sta rischiando anche poi l'Ecco. Mastroianni sta facendo anche fatto, più di quello che deve fare. Iocolano si è veramente spento nell'ultimo quarto d'ora, però. Tanto che sto controllando se ci sia ancora da qualche parte, perché sì, adesso va a battere il calcio d'angolo. Sta cercando quantomeno di spostarsi per trovare qualche pertugio che non c'è al momento. Parte Iocolano, la battuta verso il centro, ancora Andro. No, sì, anzi no, scusa, non ha chiamato. 5 forse. De Winter che sporca il tentativo di Merlisala. Sì, Merlisala che mani nei capelli perché
senza De Winter probabilmente non aveva indirizzato bene. Vediamo se riusciamo, dai, da un calcio d'angolo una volta a creare una situazione. Siamo nell'80esimo minuto. Dentro abbiamo i saltatori. Vai Iocolano, alta sul secondo palo, Merlisale, il campanile dentro. Però sempre, Isabel. Io voglio un bene dell'anima Iocolano, ma sempre questi calci d'angolo lenti sul secondo palo a campanile. Cioè, il primo, il primo non l'aveva tirato no, male. No, il primo non era secondo male, però la media dice che li tira così. O bassi. O bassi o lenti sul secondo palo, lì è difficile creare una situazione pericolosa. Comunque non riesco a coprirle queste cose. Uno così bravo nei calci piazzati non riuscire a battere gli angoli. È un mistero, non me lo spiego nemmeno io. Attenzione, intanto ottimo l'intervento di Battistini. Battistini e Ricci oggi sono stati veramente bravi. Sì. Zeljak attaccato da Sekulov lo manda a vuoto. Perché anche quando abbiamo preso l'imbucata non è stato certo colpa dei centrali, ma del centrocampo che non ha. Ma spesso volentieri. Non c'è poi il centrocampo. Perché non c'è. Spesso e volentieri abbiamo sempre avuto difficoltà dal centrocampo che non segue l'azione. Sì, infatti quello, anche perché poi i due spesso si allargano e dentro veramente ci sono le voragini. Centralmente centrocampo che lavora bene in copertura, cioè questo è perché lavora bene in copertura, però non segue l'avversario, quindi ci fa. Ma perché però comunque c'è Mastroianni, quanto Masini faccia bene quando parti con Krajic e Masini, hai solo un centrale vero di centrocampo che è Krajic. Esatto. E ma Masini tende a sono ad andare molto sull'esterno, sono mezzali poi fondamentalmente, sì. Non mediani. Attenzione a che ancora sulla destra, bravissimo Enrici, che partita, tempo perfetto del tackle, riparte fuori, può ripartire Zambataro. Vediamo. È per questo che non sono io personalmente. Masini, grandissima girata per Iocolano. A due. Ottimo l'apertura di Masini, veramente. Ma si bella. Piazza la difesa della Juve. Iocolano vicino a lui, Zeljak, 2 contro 2 sull'esterno destro. Tiro per Iocolano. Poi sì, c'è la scambio al limite dell'area, Zambataro in posizione centrale, va sull'esterno Enrici. Si Iocolano. Perde così il brivio dell'azione, che ormai è andato da un pezzo. Zambataro che si sposta sull'esterno, cerca di entrare sul destro, il cross, ancora De Winter, poi la palla rimane lì, Kraja, Merlisala. Non c'è fallo. Senza fallo. Fallo, ancora Kraja che ha spazio, dai, conclusione deviata, finisce dalle parti di Zeljak che ha spazio per il cross, ci pensa, poi rallenta, poi viene abbattuto, senza fallo. Tra l'altro la Juve che preferisce giocarla invece di prendersi la rimessa dal fondo. Vabbè. Kraja, recupero pallone. Di chiunque avrebbe preso la rimessa dal fondo. Andiamo in pausa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home, info prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trebahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Sostituzione. Angolo dopo una magia di Merlisala sul fondo che col tacco è andato a guadagnarsi il Petrovic, il calcio dalla bandierina. Petrovic dentro, non abbiamo visto, non più si sa perché, non è per stato chi? Segnalato, però un'altra punta ovviamente. Ovviamente adesso bello il riquadro verde. Non credo ovviamente che sia uscito Mastroianni né probabilmente Iocolano. No, so. Iocolano però non credo perché sta battendo il calcio d'angolo. Ah sì, batte il calcio d'angolo, Iocolano la battuta. No, non riesce, gli Merlisala a centrare la porta. Petrovic è entrato proprio, no, per cercare già Petrovic. Non c'è Mastroianni. Non c'è Mastroianni? No. C'è scarpe rosse. Allora magari è uscito dal forse un problema fisico per lui. No, non c'è Mastroianni. Non c'è Mastroianni perché là davanti c'è Tordini in posizione centrale con Iocolano e Petrovic sugli esterni, mentre adesso ci sono i cambi anche per la Juve con Leone e Kudrin. Siamo all'85esimo, esce io non voglio, non voglio pensare che finisca così ovviamente. Esce Sule, entra Leone. Però insomma, se finisse così, io non lo so stasera cosa... No, anche perché, succede, perché la classifica è leggermente corta. Da 10... a 17 è un attimo. È un attimo, veramente. Sto cercando di capire chi è uscito.
Vediamo adesso, intanto ripropongono la rete di Sule che è uscito. Pensate a questo qua, che gol che gli ha fatto, gli hanno fatto fare. Sì, sì, no, con Piero Mastroianni, sì, sì. Parte adesso la battuta di Israel dal fondo. Siamo nell'80. Certo, Sule se l'è giocata bene la carta dopo la prima convocazione. Sì, no? Sì, sì, in tutta sincerità esulta lui e il suo procuratore a parte il gol. Lo so, sì. Però poi se finisse così sarebbe... Tordini. Bello il tocco per Iocolano, un po' decentrato Iocolano, il cross, sì, ecco le gol dell'Ecco, annullato, no. Petrovic di testa. Ho aspettato un attimo a vedere perché Petrovic ha fatto partire una specie di lob. Vediamo, Iocolano sulla destra. Sì, è difficile, sì, però da dire, sembra leggermente al di là, certo. Ah, se ha beccato la prospettiva non ci aiuta. Se questo fuorigioco lo ha beccato, certo, il guardialine fuori classe, è un fenomeno. È un fenomeno. E lì per forza ve l'ho beccato lui. È un fenomeno se ha preso questo fuorigioco, perché era in linea. Qui il guardialine ha visto sicuramente l'unghia della mano di cioè, certo. Anzi no, l'unghia no, perché non puoi con le mani. Però diciamo che annullare quel gol qua è stato veramente un... Allora, sicuramente parliamo di centimetri, credo. Di turone, no? Beh, diciamo che sicuramente... Cioè, non era evidentissimo. Se c'è da aiutare l'Ecco, non lo aiuta. Tanto giallo, Merli Sala. Sì. Quel gol qua si poteva tranquillamente lasciare. E il tempo passa, purtroppo, perché siamo... Però, ancora una volta, ancora l'apertura di Tordini... Con i tempi perfetti per Iocolano, gli ha rubato quella fazione. Come anche Iocolano, ovviamente, abbiamo detto se è un altro perché se ne giova. Sì, no? Vabbè, ma poi ha messo un cross perfetto. Iocolano, e Petrovic, bravissimo. E Petrovic, bravissimo col lob di testa ad andare sul palo opposto, saltando il portiere. Intanto adesso tentativo di contropiede, Tordini su di lui, come si chiama questo? Sersanti, che lo anticipa. A che? Vedete, però. L'Ecco, la Juve la gioca sempre, io sono impressionato, perché anche qua invece di andare sul portiere che attenzione la gioca così, cioè, c'è l'avanzata di Sekulov che intercetta il passaggio orizzontale, no, si butta, dai, si gioca, cavolo, sì. Dai. Cioè qui veramente si è buttato a terra cercando, tanto Merlisa l'ha ammonito, sì no, infatti non te l'ho detto prima, ammonito, mi è sfuggito bene il fallo, ma ho visto nitidamente il giallo che arrivava. 3-1 del Piacenza su Renate. Vediamo, 88esimo, dentro l'88esimo siamo con Ricci, che va, diciamo, sicuramente se, come si dice spesso, no, quando si parla di arbitri, noi non è che vorremmo favori, vorremmo un arbitro imparziale, perché se avessero voluto aiutare l'Ecco era 2-1 al momento, il rigore su Iocolano e il gol di Mastroianni, Petrovic in leggero fuorigioco, Petrovic stesso però dalla destra. È bello l'apertura per Ziliak che è libero, la cross, la girata alta sopra. Qua tutto molto difficile però, bello ma difficile. Sì, non dico impossibile centrare la porta da lì, però. Però bello anche comunque il cross di Ziliak, perché non l'ha ciccato ma l'ha messo basso. E Petrovic però in anticipo non era veramente dura centrare la porta con anche un uomo in marcatura. Diciamo che il tempo comunque passa, si doveva recuperare. Oddio, dopo settimana scorsa non so più cosa dire, perché quando c'è da recuperare tempo poi non lo recuperano, quindi anche qui oggi abbiamo avuto Israel fermo un minutino a terra. Lo so, però io... Settimana scorsa è rimasto a terra 6 minuti e ha dato 5 di recupero praticamente. Quindi diamo l'Ecco che avanza. Non so perché, ma quando siamo sotto non credo mai a recuperi robusti. Purtroppo questo ti darà adesso a dir tanto 4 minuti, sì non di più, sì, nonostante non lo so se li dà, secondo me almeno 6 servirebbero, perché tutti i cambi e in più l'infortunio del portiere. Battistini, dai, vai. Profondo, Ziliak, Sekulov regalano il calcio d'angolo, regalano il calcio d'angolo, ingenuità qui di Sekulov che sì, corre e fa tanto, però poi stava praticamente cercando di coprire la palla sul fondo, invece l'ha praticamente calciata. 2002 tra l'altro, secolo, ricordiamo. Beh, ha già fatto. Che comunque ha impattato bene. Iocolano dalla destra, la battuta dentro, doppia spizzata. Non arriva mai nessuno a calciare, dai, Kraja. Kraja, la deviazione. Qui c'è il fallo addosso a Merlisala.
Non lo so, vediamo. Gli altri parlano ancora loro. Adesso va bene che il portiere ha sempre ragione, ma il portiere non è che si può è lanciato andare contro un giocatore avversario abbattendolo dicendo poi ce la fanno 6 minuti di recupero. Ci hanno sentito oggi, troppo. Stavolta ci ho indovinato. Per accontentarci, danno 6 minuti di recupero. Io mi chiedo, c'è un giocatore fermo, il portiere lo abbatte per prendere il pallone ed è fallo contro il portiere. È una regola che non ho mai capito questa, sinceramente. Dai, 6 minuti di recupero, 6 minuti di speranza per il Lecco per cercare di raddrizzare questa partita storta contro una Juve che insomma ha fatto il minimo sindacale, mi viene da dire, per vincerla, ma probabilmente i titoli domani saranno tutti sul fenomeno, sì, sulle quello che ti dico, lui e il suo procuratore oggi gran giornata, perché che procuratore sbocciano. Beh, non mi stupirebbe se fosse un pizzaiolo italo-olandese. Ne avrà un paio lui. Sì, però per dire, cioè, sicuramente dopo la convocazione nazionale, oggi questo, sei l'uomo del momento. Questo fallo di Zambatta è lo stesso identico che ha fatto il portiere su Marlisala. Solo che qua giustamente fallo. Tanto qua si rialza, vediamo se ovviamente fanno passare qualche secondo. Il primo dei 6 di recupero se n'è già andato e naturalmente si è giocato poco o nulla. Vediamo. Deve essere anche più intelligenti i giocatori dell'Ecco a giocare palla adesso invece. Vediamo se c'è tempo per provare una. Daruso, un'altra volta siamo stati veramente. Eh sì, però sai, io guardo la classifica. Se tu guardi le occasioni così, in pari ci poteva anche stare perché c'era rigore, però non abbiamo fatto un tiro in porta. Sì, poi se guardi Pissardo ha anche fatto poi quel miracolo loro. Perché siamo in svantaggio, quindi lì comunque però. Cioè io guardo la classifica e l'Eco a 17 punti e questa sarebbe la 7ª sconfitta in 13 partite. 14 con quella di oggi, giusto? No, aspetta. 5-2-5, 12-13. Oggi è la 13esima. In 13. No, sarebbe la 6ª sconfitta. Sesta in 13, sì, soltanto. Sesta sconfitta, sono tante, sono tante. Cioè, sono tante. Vediamo adesso Battistini, cerca di centrocampo, l'Ecco che prova a buttarsi tutto in avanti ma sbaglia il rilancio. Vediamo se riesce a tenerla Liseliak, poi Masini, ma c'è un 2 minuti di recupero non si è giocato mai. Piccolino a terra. Fallo. Vediamo. Boh. Saltano insieme Liseliak e Pecorino rimane a terra. Si è giocato veramente poco o nulla in questo recupero, 2 minuti e mezzo. Niente, 2 minuti e mezzo è successo. Purtroppo niente. Temo che rischia di andar via così, si lamenta Zironelli, infatti lo vediamo nella sua area tecnica in panchina. Sì, diciamo che una delle poi difetti, non si sa bene se sia un difetto o meno, ma Zironelli che in questa situazione è lì calmo, con le braccia dietro la schiena a seguire. Forse dici non riesce a trasmettere la carica nel momento di difficoltà. Se guardiamo in Italia, tutti gli ultimi allenatori che hanno vinto qualcosina sono Conte, Allegri, non mi sembrano esattamente calmi sulla linea. No. Della. Pittordini perde palla anche lui. Traia. E poi commette fallo il Lecco. Giallo. Non c'è stato veramente giallo per Tordini? Sì. Non c'è stata la scossa, anche dopo l'ingresso in campo di Tordini noi ci credevamo, ma è durata pochi minuti. Sì, ci sono state due o tre giocate belle, un paio di occasioni importanti, ma nulla più. Però, non lo so. Diciamo, diciamo così, vorrei giocarmela dal primo minuto con Tordini e non solo quando la situazione è quasi compromessa e la Juve può tranquillamente starsene là dietro. Attenzione, adesso un palo intelligente di Kudryk dentro l'area. Però per c'è nessuno questa, però. Sì, ed esce il Lecco. Mi viene da pensare anche a questa sottolineatura, cioè che la squadra quando va in svantaggio accusa veramente tanto il colpo. Cioè è incapace di reagire. Non so. Vediamo Petrovic che combatte, ma è andato bene in partita Petrovic, però se lo porta a spasso e poi alleggerisce sui compagni, ecco, intercetta Enrici, uno dei sicuramente dei meno negativi. Tordini a terra, senza non c'è fallo. Vediamo adesso se i giocatori dell'Ecco recuperano. Tanto Zeliak rischia
Sì. Fare a pallo tu adesso, dai, ha fatto, fatto bene a Monillo, sì. Perché non doveva fare a pallo, c'era l'altro giocatore, sì, che... Esatto, fallo stupido. Poi ha cercato anche di buttarla un po', scacciare dicendo di alzati, alzati, però la trattenuta c'è stata. Diciamo ha dato una sbracciata, se quello stava correndo, sì, giusto. Deve dire, si è accorato che ha avvantaggiato e stai tranquillo. No? Quarto ammonito nelle file dell'Ecco, poi bisognerà andare a vedere anche chi era in difila. Ah. No, sì, qua, no, qui il... siamo al 90. I dati, ma cinquesimo di schede. Non si è mai giocato in questi 6 minuti di recupero, ovviamente non si è riusciti a costruire un'azione. Ma da qui si vede anche la scarsa esperienza e lucidità, perché si è andato a regalare sempre falli, anche il precedente di Tordini. Ha fatto tutto quasi per agevolare la Juventus. Adesso Masini, bello il servizio per Tordini, che è esterno, sull'esterno destro, cerca il fondo, guadagna solo la rimessa laterale. Non è riuscito a girarsi. 30 secondi alla fine. Iocolano scambiano i due, poi Tordini, ah no, la tiene in campo, sembra uscita il pallone, poi Iocolano riesce a sguizzare la palla dentro, non riusciamo a buttare dentro un pallone, dai, sono tutti dentro in area, l'Ecco chiuderà evidentemente in avanti, 55-45, palla dentro, niente, calcio d'angolo, si potrà battere, vediamo. Sì, 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 batte nell'angolo. Dai, dai, dai. Batterà l'angolo, ma probabilmente sarà l'ultima azione, non corto, per favore, mettila dentro bene, caro Simone. Iocolano dalla bandierina, ultima chance per pareggiarla. Batterà la battuta, messa fuori, dove non c'erano giocatori dell'Ecco. E la fa sua Israele, qui finisce la finisce partita. Finisce la partita. Ecco sconfitto per la... Tanto si vede anche sesta volta in stagione. La diversa carica con la Juventus, che in teoria di solito una vittoria così esulti, ma si danno il 5 tranquillamente. È finito un allenamento. Perché al termine di questa giornata vedremo, perché certo. Però dicevo, finale Piacenza ha vinto 3-1 con Renate. Qua è tutto tranquillo. Anche i giocatori dell'Ecco sono tutti Ora appena sta con l'arbitro, ma ormai signori miei. No, beh, ma dico, i buoi sono scappati. Ognuno per sé. Sì. I giocatori dell'Ecco, ognuno per conto proprio. Abbiamo anche il finale Casatese Brianza, Genatese 2-2. Vedi che è andato in Serie D. L'Ecco che incappa in un'altra sconfitta. Insomma, io credo che l'ambiente anche poi stasera non sarà molto sereno. Zironelli, perché... che invece da ex va a salutare probabilmente, sì, qualcuno dei suoi ex ragazzi. Certo, però... saluta l'arbitro. No, ma è proprio come fosse finito un pareggio 0-0. Iocolano è l'unico che un po' sembra disperarsi, però. Eh sì, non vedo, cioè, scoramento sicuramente, nelle facce anche dei bucelesti, però non... intanto scorrono gli highlights, a breve ci colleghiamo con Matteo. Pissardo effettivamente ha fatto anche più di un paratone, anche no, questo. No, lì all'inizio ripresa ha fatto una signora parata. Poi Tordini è entrato, si è scosso un attimo, conclusione rasoterra non lontana dal palo, poi però si è spenta un po', no, la reazione dell'Ecco. La Juve poi ha avuto una grande chance ancora, no, grande no, però una chance con Hakim in contropiede, tiro dai 25, sì, diciamo, metri, che ha fatto più forse la Juve in contropiede che noi. Sentiamo un rumore che arriva dal Moncagata in cuffia. Matteo, Bonacina, Matteo, mi senti? Un'altra sconfitta, Matteo, sì, dici. Ciao. No, niente, no, sì, mi dà doppiamente fastidio oggi. Certo, no, però insomma un'altra sconfitta inizia a diventare una situazione insomma inquietante, la definirei, perché proprio poi è mancata anche un pochino, non la voglia, sì, c'è stata, però la reazione. Però ragazzi, adesso è un rigore grande, no, rigore sarei arrivato anche lì dopo, però al di là del rigore, Teo, cioè, no, certo, manca, certo. I nervi è poco alto. Sì, perché c'è stata veramente la mancanza di lucidità, e anche poi negli ultimi 20 minuti la squadra è andata un po' spegnendosi rispetto a quello che ci si poteva attendere, no? Magari una reazione proprio come dici tu, di nervi, di pancia, ci buttiamo tutti, no, è mancata, proprio spenta. Vediamo anche nei volti, non so tu da lì, ma vedo molto scoramento, come se vorrei ma non posso, cioè non riesco. Sì, vorrei ma non riesco. Però bravo, mi sembra il titolo breve ma giusto per descrivere la partita di oggi, vorrei ma non riesco. Poi è chiaro, quando ci sono gli episodi che ti dicono male, diventa doppiamente difficile. Tu dal campo è sembrato rigore netto? Sì, dal campo è sembrato rigore grande, come non una casa, come il palazzo che si vedeva in lontananza dietro la curva del Moncagata. Sì, sì, sì.
Aspetta, sto cercando di capire il padrone di Nullo cosa stesse dicendo ai tifosi. Perché noi ci domandavamo proprio quello, poi come verrà presa, no, dal patron questa ennesima delusione. Sì, sì, no, sto parlando con i tifosi da lontano, adesso capisco, cioè che puttia, c'è un po' di casino. Se mi rifà la domanda se ti rispondo, scusami che faccio veramente fatica un po' a capire, okay. Ma la musica parecchio. Certo, così. No, l'ingresso di Tordini, allora, ci aveva dato qualche illusione perché era entrato bene, portando vivacità, verticalizzando subito, poi si è spento un pochino anche lui, forse si è adagiato un po' a questa situazione, no? Sì, ha faticato a trovare lo spazio tra le linee, che è un po' il suo spazio, quello lì, insomma, loro poi ha messo il classico pullman e insomma ha fatto veramente fatica a essere incisivo come lo era stato nei primi 10 minuti al suo ingresso in campo. Assolutamente. Cosa ti aspetti te o tu in serata? Adesso poi sarai lì a vivere naturalmente in sala stampa, poi aggiorneremo tramite i nostri pezzi su LCN Sport i nostri amici a casa, però che non cambi nulla, mi aspetto. Ok. Quindi secondo te sta andando, sta andando verso gli spogliatoi, magari adesso poi sbaglio io, però non mi aspetto niente di nuovo. Va bene, Teo, senti, ti ringraziamo, ritroviamo naturalmente in serata poi anche il racconto tramite immagini nel tuo servizio consueto fotografico, poi nelle interviste. Sicuro, a più tardi. Ok, ciao Teo, buon rientro, buon lavoro lì alla Moccagata. Rientriamo in studio per un giro finale qui con gli ospiti. Paolo, troppo poco per cercare di vincerla e poi per cercare di recuperarla quando sei andato sotto. C'è poco da dire, abbiamo visto tutti, la situazione è questa, io non la vedo tanto bene, però se non tiri in porta non puoi vincere le partite. Dopo c'era un rigore grosso, va bene, però è stata giocata... No, quello va detto, a me non piace mai concentrarmi, no? Li vedo sempre in secondo piano gli aspetti arbitrali, perché al di là c'è o non c'è il rigore è mancato. Sì, poi al di là che conta è che non abbiamo fatto un tiro in porta, non siamo stati cattivi, e ci siamo fatti fare un gol, proprio un, secondo me fatto bene ma regalato, perché l'abbiamo messo in condizione di fare quello che voleva e di mirare l'angolino che ha fatto. Dunque da qui c'è poco da dire, c'è poco da sperare, ma la cosa non dico che è drammatica, ma con un gioco così non vai avanti tanto. Ste, è bastato veramente poco per trasformare un inizio di stagione in cui eravamo esaltati, dicevamo da anni che non vediamo l'Eco giocare così bene, eccetera, a una situazione come questa, che purtroppo invece è una situazione che conosciamo meglio perché l'abbiamo vissuta purtroppo più volte negli ultimi anni, però c'è veramente cambiata nel giro di un mese la situazione. Ma sembra oggi, come le ultime partite, sembra quasi che l'Eco entra in campo e inizia a giocare dicendo, beh, adesso giochichiamo, vediamo un po' cosa succede. Non dire oggi vinciamo, andiamo, li attacchiamo, oppure adesso mettiamo giù la linea, loro non passano. No, entrano in campo e iniziano, e ciao, vediamo, giochichiamo. Poi segnano loro e proviamo, dai, forse ce la facciamo. Quasi vediamo. Come se non avessero capito la gravità del momento, quantomeno. Che proprio non hanno la... Non lo so, è come se gli mancasse l'obiettivo nella testa, nel senso... oggi so che, cosa ne so io, ad esempio, su Tirole la squadra, bene, oggi non passa un giocatore. Su Tirole contro cui dobbiamo ancora giocare. Tra le altre cose. Ma o per esempio il Padova, gli pressiamo tutto campo, dobbiamo non dargli respiro come abbiamo fatto. Oppure oggi invece dire, sono una squadra giovane, attacchiamoli subito. No, entrano in campo e ti tocca, proviamo a vedere, anzi, guarda, lasciamogli la palla loro e vediamo cosa sanno fare. No, non va bene. L'ultimo mese è stato, secondo me, è stato proprio quella lo abbiamo detto prima della partita. Mancano di mordente, mancano di volontà. Anche negli ultimi 20 minuti, con tutte le critiche che uno può fare a un allenatore come ad esempio Mourinho. Mourinho cosa fa? Butta dentro tutta e pure la punta della formazione giovanissimi, la mette dentro e gli dice andate tutti in. Noi eravamo lì in difesa a giochicchiare sulla tre quarti a provare qualche calcio lungo, ma no, ma devi recuperare una sconfitta. Sembra proprio perché manchi anche perché Petrovic è entrato per Mastroianni, comunque non c'è stato sì, una punta più non è cambiato niente dal punto di vista, è proprio tolto una punta e messo no, ma infatti io non sono neanche d'accordo su riempire un po' di più l'area, però proprio l'idea di andare no, invece lì vediamo se riusciamo, facciamo un se facciamo una sovrapposizione di qui vediamo come va. No, devi andare a lancia in resta a cercare di invece
va come va, va sempre bene. Come fine partita lo dicevo, e vabbè, sì, c'era Zidanelli che abbracciava, non ho visto se Petrovic, c'era Zeljak che diceva qualcosa. Sono segnali anche questi, cioè non trasmetti. Non vedo questa, piuttosto preferisco che si mandino a quel paese tra di loro, sì, che si insultino, un segnale, qualcosa. Invece sembra proprio che la situazione mai sia un po'... Alla deriva, si stia incancrenendo, sì, questa situazione, quindi non è bello. Sì, ho anch'io purtroppo queste percezioni. Siamo in chiusura, allora salutiamo i nostri amici a casa, purtroppo con un'altra sconfitta, la sesta stagionale in campionato per il Lecco. Allora grazie per essere stati con noi, a Paolo Rota, grazie a Paolo, a voi, alla prossima. Buona serata. Grazie Stefano Menegatti. Buona serata. Ciao, anche Ste, voi. Naturalmente alla prossima, saluto in regia Fausto Riva, tutti gli amici che ci hanno seguito questo giorno anche da parte mia, da parte di Stefano Bolotta, un cordiale buon pomeriggio, una buona domenica sera. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.